Siamo in onda sulla web TV della Camera, ovviamente. Pregherei i nostri ospiti di contenere, come credo vi sia già stato comunicato per le vie brevi, l'intervento in 10 minuti a testa, per dare modo poi ai deputati, eventualmente sia da remoto che in presenza, di porre delle domande, cui seguirà poi l'eventuale replica da parte vostra. Se avete già depositato documenti scritti, bene. Se no, è gradito da parte della Presidenza e della Commissione ricevere documenti che noi possiamo così inserire sul sito della nostra regione, attraverso l'applicazione i deputati potranno leggerla. Quindi la parola, come avevo accennato all'inizio, a Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, quanto poi subito dopo dovrà lasciare Sì. l'audizione. Prego, Procuratore, a lei la parola, 10 minuti a disposizione. Sì, Presidente, grazie per questa opportunità. Intendo fornire alla Commissione alcuni spunti di riflessione su due aspetti in modo particolare, quello della cosiddetta separazione delle carriere sull'alta corte disciplinare. Quanto alla prima questione, verosimilmente rappresento forse una posizione distonica all'interno della magistratura, già che da qualche tempo anche nella veste di vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino abbiamo rappresentato alcuni profili che non sono ostativi, a mio giudizio, a nostro giudizio, rispetto ad una distinzione non soltanto di funzioni, come già quello che accade, ma anche di status del pubblico ministero rispetto al giudice. Parto da due punti fermi che sono stati introdotti dal procuratore generale Luigi Salvato durante una sua audizione, cioè sulla ammissibilità di una riforma costituzionale che riguardi uno status distinto del pubblico ministero e sul fatto che non esista uno statuto del PM che si imponga universalmente neanche a livello europeo. Allora io parto da una considerazione, Presidente, che sottopongo alla vostra attenzione. È un dato di fatto. Non soltanto che le funzioni oramai sono separate, ma questo sta a scandire dal sistema processuale e anche ordinamentale, ma credo che questo ormai sia entrato anche nella percezione e nella consapevolezza dei magistrati. C'è un dato importante che credo che vada a costituire oggetto di riflessione, cioè non soltanto il numero oramai davvero esiguo del passaggio da una funzione all'altra. Ma c'è un ulteriore dato sul quale credo occorra riflettere, e cioè quello rappresentato dal passaggio da una funzione all'altra dei MOT, dei magistrati ordinari in tirocinio, cioè dopo la prima assegnazione del magistrato in tirocinio, gli stessi raramente cambiano funzione. Il che cosa significa? Significa che in realtà ci stiamo avviando verso che tipo di percezione e consapevolezza? Il fatto cioè che se io scelgo di fare pubblico ministero, scelgo di farlo per sempre. E allora questo significa che io già mi colloco in un ambito ordinamentale distinto rispetto a quello, non soltanto, ripeto, rispetto a un profilo ordinamentale, ma anche, potrebbe dire, di consapevolezza e percezione della funzione. Ma dico di più. Le riforme ordinamentali sono susseguite da ultimo, di fatto hanno creato un sistema per cui, come è noto, per passare da una funzione all'altra si può fare questo passaggio una sola volta, però per fare questo passaggio occorre addirittura seguire un corso di riqualificazione professionale ed occorre un giudizio di idoneità. E allora io mi chiedo, davvero, se a questo punto, va anche una questione di coerenza ordinamentale, se per passare da una funzione all'altra debbo essere valutato e svolgere un corso di riqualificazione professionale, evidentemente, e non lo posso fare nell'ambito dello stesso distretto, nella stessa regione. Quindi significa che sono delle distinzioni non soltanto che vanno rispettate, ma che devono anche essere percepite come distinte, anche nel comune sentire. E allora se così è, allora mi chiedo per quale ragione poi per esempio mantenere un sistema ordinamentale come i consigli giudiziari che consente che un pubblico ministero venga valutato da un giudice e un giudice da un pubblico ministero nello stesso distretto. E questo evidentemente comincia ad essere una distonia ordinamentale importante. E allora qual è il tema serio a mio giudizio? È quello di tutelare l'indipendenza e l'autonomia del pubblico ministero. Questo è il tema. Nel momento in cui si garantisce l'indipendenza e l'autonomia, appunto con un Consiglio Superiore per i Pubblici Ministeri o un'articolazione Consiglio Superiore per il Pubblico Ministero, credo che questo problema sia a questo punto salvaguardato, perché questo è il carattere che deve essere mantenuto, l'indipendenza e l'autonomia. Invece uno status distinto, maggiormente pronunciato,
Considererebbe anche alcune ricadute positive, io credo, dal punto di vista proprio dell'assetto e della funzionalità degli uffici di procura. Faccio un solo esempio, Presidente. Se ci saranno concorsi distinti, a questo punto ci sarà molto più facilità di coprire posti che attualmente di procure e uffici giudiziari, che difficilmente riescono ad essere coperti. Con un concorso dedicato questo ovviamente non accadrebbe. Allora, se, ripeto, ad AES, perché questo in qualche modo risponde anche a una percezione ormai comune e radicata anche nei magistrati, che venga disciplinato in modo tale da garantire per un verso l'indipendenza e autonomia e peraltro chiaramente ricadute favorevoli sull'intero sistema. Secondo questione, Alta Corte. Qui in qualche modo faccio riferimento anche presente alla mia esperienza un po' pluriennale di difensore disciplinare dei magistrati. Certamente c'è stato un lungo sviluppo che ha portato oramai a considerare la giurisdizione disciplinare come giurisdizione piena, quella dei magistrati. E allora che è l'effetto del principio di tipicità dell'illecito. E questo orienta inevitabilmente a costruire appunto la giurisdizione disciplinare come un giudice. E quindi l'istituzione di un giudice disciplinare, separato dall'organo di autogoverno, in qualche modo è quasi nell'ordine naturale delle cose. Però a questo punto c'è un ma, c'è un aspetto fondamentale su cui ritengo che bisogna riflettere, e cioè che se ha da essere Alta Corte, allora ha da essere per tutte le magistrature, non soltanto per quelle ordinarie, perché questo avrebbe l'effetto in primo luogo di fare in modo che anche le altre, tra virgolette, giustizie disciplinari assumano carattere giurisdizionale, cosa che adesso non hanno in maniera piena, e soprattutto di orientare appunto il sistema disciplinare verso una tendenziale omogeneità deontologica, che è quello che credo che sia l'interesse principale che muove, ecco, come dire, la vostra attenzione, e soprattutto che corrisponda al desiderio di tutti quanti consociati. Grazie Presidente. Io col vostro permesso... Sì, sapevamo, intanto la ringraziamo per essere stato nei tempi, e se lei deve andare vada pure, qui c'è presente tra l'altro l'onorevole Michelotti che non intende rivolgere domande, non mi risultano domande da remoto. Io, quindi se c'è qualche domanda non mi sottrango, per carità. Però la ringraziamo della sua partecipazione ed è libero di andare se vuole. Grazie ancora. Passiamo adesso alla seconda audizione. Do quindi la parola a Maurizio Fumo, già presidente titolare di sezione della Corte di Cassazione, anche lui è qui presente personalmente. Sì, dottor Fumo, ha anche lei 10 minuti a sua disposizione da questo momento, prego. Sì, grazie Presidente. Presidente, lei naturalmente non lo può ricordare, ma io sono già stato qui, credo, a gennaio, e quindi per quello che riguarda le ipotesi di modifica formulate da Costa, Giachetti, Morrone, Calderone ed altri, ovviamente... Lei soprattutto sulla proposta governativa. Esattamente. Sì, infatti su quella. Su quelle, precedenti mi riporto, sì. Naturalmente. Basta parlare di questa ultima. Parleremo dunque del disegno governativo, chiamiamolo per comodità disegno Nordio, no? Allora, io devo dire che, ahimè, sono in disaccordo con quello che ha appena detto il collega Airoma. Voglio dire, il suo argomento è facilmente reversibile. Se di fatto le funzioni sono già così nettamente divise, che ragione c'è di separare formalmente anche le carriere? Ma procediamo con ordine, anche per stare nei 10 minuti. Allora, io ho fatto ovviamente come prima cosa una comparazione tra il disegno governativo e le ipotesi precedenti. E devo dire in tutta sincerità che il disegno governativo mi sembra molto, non solo molto più asciutto, ma anche molto meno, diciamo, radicale, e quindi dal mio punto di vista un po' meno indigesto. Che cosa non c'è nel disegno governativo? Non c'è il fatto che il Parlamento decida l'ordine di trattazione degli affari penali, non c'è la possibilità della presenza di giuristi laici, in numero peraltro non precisato, negli organi giudicanti in tutti e tre i gradi, quindi non solo in Cassazione, e viene meno la impossibilità assoluta per chi è stato PM di diventare giudice, perché almeno in Cassazione, al pari dei meriti insigni, potrebbero, in base a questa ipotesi, chiamiamola Nordio, entrare anche chi ha fatto il pubblico ministero, mi sembra per 15 anni. Che cosa rimane? Rimane la separazione rigida delle carriere,
con la conseguente creazione di due CSM. E che cosa c'è di nuovo? Il reclutamento, se posso usare questo termine un po' militaresco, di laici e togati nel CSM esclusivamente per sorteggio e la creazione dell'Alta Corte di cui abbiamo appena parlato. Ora, se il sorteggio sul quale sarebbe secondo me lecito formulare qualche riserva, io diciamo osservo questo, se il sorteggio ha la funzione di affievolire il peso delle correnti all'interno del CSM o dei CSM, non dovrebbe essere più necessario a questo punto portare fuori dal CSM o dei CSM la funzione disciplinare, perché se il timore è che la giustizia disciplinare del CSM è troppo domestica perché gli eletti giudicano gli elettori, nel momento che non ci sono più eletti ma dei semplici sorteggiati, diciamo questo timore dovrebbe essere, se non scomparso, perlomeno molto affievolito. Comunque ci sarebbe da chiedere perché questa Alta Corte, e in questo invece sono d'accordo con Airoma, è prevista solamente per la magistratura ordinaria e non anche per quella amministrativa e contabile e per tutte le altre ipotetiche magistrature. E poi mi chiedo, e qui voglio essere anche un po' provocatorio, se il principio è quello di evitare la giustizia domestica, beh, allora l'Alta Corte dovrebbe essere prevista per tutti gli organi elettivi? Domanda. E mi fermo qua. Veniamo però alla separazione delle carriere, che mi sembra veramente il momento centrale di questa ipotesi di riforma. A che serve realmente? A sopprimere il rapporto di colleganza tra giudice e PM? Come ho già detto la volta scorsa, è un argomento che prova troppo, perché sono colleghi anche i giudici di primo con quelli di secondo grado, quelli di secondo con quelli di terzo con tutte e due. E sono colleghi, quindi è inevitabile, è nel sistema, che un giudice giudichi il comportamento processuale di altri colleghi. Di fatto poi, diciamo, se già vige la separazione delle funzioni, e non voglio ripetermi, perché diciamo, perseguire questo obiettivo che a questo punto, a voler pensar bene, è solo di immagine. A voler pensar male nasconde qualche altra cosa. Ora, nessuna statistica, mi sembra, dimostri che il giudice, come si dice, è sistematicamente appiattito sul PM. Se queste statistiche fossero favorevoli a questa ipotesi, io credo che sarebbero state ampiamente pubblicizzate. E non mi pare che sia così. Allora, si dice ancora che la separazione è implicita nel testo del 111 Costituzione. E allora il 111 è stato riscritto nel 1999, quando il nuovo codice di procedura penale vigeva già da 11 anni. E quindi perché il legislatore costituzionale dell'epoca non ha disposto insieme col nuovo 111 la separazione delle carriere? Ma non voglio fermarmi a questo argomento, diciamo, storico dell'ubi voluit dixit. Io dico anche un'altra cosa. Il comma 2 del 111 e il comma 5 prevedono la parità delle parti e la formazione della prova solamente in dibattimento, tranne i casi esplicitamente previsti. Quindi il 111 si articola essenzialmente su tre pilastri: la parità delle parti, la terzietà e l'imparzialità del giudice. Ora, isolare l'elemento della terzietà, giudice terzo, secondo me è fuorviante. Un giudice può essere terzo ma non imparziale, ma un giudice imparziale è necessariamente terzo. E non è, badate bene, secondo me un gioco di parole. È un fatto, come dire, che affonda le sue radici nella logica elementare. L'imparzialità del giudice è garantita in astratto da due fattori. Uno è strutturale, il reclutamento mediante concorso, e uno è funzionale, cioè, come dicevo, la formazione della prova in dibattimento nel contraddittorio delle parti. Su queste basi si fonda la terzietà barra imparzialità del giudice, non sul fatto che giudice e pubblico ministero abbiano fatto due diversi concorsi e poi ci sarebbe da vedere quali materie, se le materie sono comuni o no, io spero che comunque siano comuni. Ora, se tutto quello che ho premesso è vero, è abbastanza vero, e secondo me ovviamente lo è, se no non l'avrei detto, mi avvio alla fine. A che serve la separazione? Ora, a pensar male, l'ho già detto. Poi, evidentemente, una volta
operata la separazione, con legge ordinaria si potrebbe, come dire, dare una struttura ipergerarchica alle procure, che già vanno verso questa direzione. Il capo potrebbe essere, diciamo, titolare di un potere assolutamente pervasivo, e allora ecco che verranno portate in udienza solamente quelle cose, quegli affari giudiziari, verranno perseguiti solo quei reati e quegli indagati che il vertice della procura vorrà. E allora il giudice avrà voglia di essere terzo e indipendente, ma dovrà giudicare solo su quello che un organo che potrebbe non più essere terzo e nemmeno tanto indipendente gli sottoporrà. Vi ringrazio per l'attenzione. Ringrazio lei, dottor Fumo, è stato molto chiaro, si è tenuto nei tempi, come giustamente e correttamente ha ricordato, lei era già stato qui e quindi si è giustamente soffermato sulla proposta di governo. Adesso passiamo e do quindi la parola al dottor Domenico Gallo, già presidente di sezione presso la Corte di Cassazione. Quindi, dottor Gallo, anche a lei la parola per 10 minuti, prego. Grazie Presidente, grazie, la ringrazio dell'invito e devo dire che io mi trovo sostanzialmente d'accordo, anzi assolutamente d'accordo col collega Fumo. Vorrei aggiungere qualche altra osservazione. Parto dal punto di vista che il disegno governativo diventerà, diciamo così, il disegno base assunto, no, dalla Commissione, quindi su questo dobbiamo discutere. Allora, intanto sulla separazione delle carriere, si tratta di un obiettivo lungamente perseguito da vari ambienti politici, sono 30 anni che ne parliamo, e devo dire che nel 2000 ci fu anche un referendum promosso dai radicali che puntava a sopprimere una parte dell'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario. E fu presentato come separazione delle carriere questa cosa. La Corte Costituzionale lo ammise, però disse: ma insomma, separazione carriere fino a un certo punto, perché riguarda disciplinare il passaggio delle funzioni. Comunque, col passare del tempo, questo passaggio delle funzioni è stato radicalmente ridimensionato, prima con la riforma Castelli-Mastella e poi con la riforma Cartabia, e siamo arrivati al punto che in pratica, se per separazione delle carriere si intende due percorsi professionali inseriti in organizzazioni differenti, beh, questa separazione è già avvenuta. E la riforma Cartabia ha realizzato il massimo della separazione delle carriere possibile a Costituzione invariata. Ecco, allora a questo punto sorge il problema: che bisogno c'è di cambiare la Costituzione quando la separazione dei percorsi professionali è già avvenuta al massimo livello? E devo dire, questo bisogno nasce da un mito, insomma. È una necessità fondata, purtroppo, su un mito. Ora, leggo nella prefazione della proposta Costa che l'argomento sarebbe questo: il ricorso al 111 nuovo 111 della Costituzione, il quale impone che il giudice non solo sia imparziale ma anche terzo, e terzietà non può che significare appartenenza del giudice a un ordine diverso da quello del pubblico ministero. Quindi la separazione delle carriere, in questa ipotesi, che è stata sposata anche da Norvio, serve a rendere il processo penale più equo, perché lo assegna un giudice terzo a garanzia dell'imparzialità della decisione. Ecco, quindi secondo questo orientamento, perché il processo sia equo e la decisione sia assunta da un giudice imparziale, è necessario che l'organo dell'azione penale appartenga a una carriera diversa. Viceversa, l'appartenenza del pubblico ministero alla stessa carriera del magistrato giudicante renderebbe il giudizio meno equo per difetto di imparzialità del giudice. Ora, peccato che questa tesi del difetto di imparzialità del giudice è dovuto all'appartenenza alla medesima carriera del pubblico ministero non è suscettibile di dimostrazione.
né da un punto di vista logico, secondo una logica astratta, né da un punto di vista fattuale. Quindi si tratta, diciamo così, di un mito proposto come una verità di fede. E i dogmi della fede, come si sa, non hanno bisogno di essere giustificati e sono indiscutibili. Però i dogmi della fede li può mettere la Chiesa, non certo la politica. Ora, cos'è l'imparzialità? L'imparzialità è una caratteristica strutturale del giudice e deriva da una serie di meccanismi che garantiscono la libertà di coscienza del giudice. Nel giudicare, il giudice deve essere libero dai vincoli nei confronti delle parti, quindi imparziale, non deve essere collegato con una parte, che potrebbero pregiudicare la sua libertà di coscienza. E per, diciamo così, garantire la libertà di coscienza esistono gli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione. Quindi il giudizio, per essere imparziale, non deve essere condizionato né da speranze né da timori. Ora, in base all'ordinamento giuridico, il pubblico ministero non può effettuare alcun controllo sul giudice, non può determinare né avanzamenti né ritardi della sua carriera, né prospettargli vantaggi o svantaggi di qualunque tipo. Se l'appartenenza al medesimo ordine incidesse sull'imparzialità delle decisioni, allora, come ha osservato giustamente il collega Fumo, bisognerebbe separare le carriere dei giudici di primo grado da quelle dei giudici d'appello e le carriere di entrambi dalla carriera dei giudici di legittimità. Quindi, scusate se ricorro l'espressione un po' cruda, però pretendere che il giudizio non sia equo perché il pubblico ministero eserciterebbe un'influenza sul giudice pregiudicandone l'imparzialità, purtroppo è una corbelleria, come affermare che l'asino vola. Ed è penoso che questa corbelleria sia agitata nello spazio pubblico. Ora, bisogna tenere presente che il pubblico ministero svolge, non è solo una parte imparziale, ma svolge funzioni di giustizia e quindi è necessario che abbia un ordinamento simile a quello del giudice, perché deve tutelare i diritti delle persone e controllare che l'operato della polizia delle indagini avvenga in modo conforme alla legge. Quindi ci sono una serie di atti in cui il pubblico ministero esercita funzioni giurisdizionali. Ora, c'è un altro problema previsto in questi disegni, soprattutto nel segno nord, la neutralizzazione dell'autogoverno. E il fatto di prevedere l'elezione attraverso, non l'elezione, ma la nomina dei giudici attraverso la scelta dei componenti del Consiglio Superiore attraverso sorteggio, cancella l'autogoverno. Non esiste più autogoverno nel momento in cui c'è il sorteggio delle persone che devono comporre, diciamo così, l'organo che in qualche modo controlla una corporazione. Non credo che nell'ordinamento degli avvocati ci sia il sorteggio per eleggere i membri delle loro commissioni. Ora, il sorteggio, a parte che è una forma di umiliazione della magistratura, questo sarebbe secondario, nasce da una concezione sbagliata, perché nasce la concezione della magistratura come una corporazione indifferenziata, per cui qualunque persona fa parte di questa corporazione, può rappresentarne gli interessi e i bisogni all'interno di un organo di gestione. E però in questo modo torniamo a una concezione della magistratura come quella degli anni 50. E io mi chiedo, e anche attribuire la funzione disciplinare a questo organo diverso, a cosiddetta Alta Corte di Giustizia, in fondo anche questa eletta scelta col sorteggio colpisce negativamente l'autogoverno, perché nell'autogoverno, nel progetto costituzionale, c'è anche, diciamo così, il potere disciplinare sui magistrati. Quindi
Questa rottura del modello costituzionale dell'unicità della magistratura in realtà non risponde a bisogni o interessi reali, né corrisponde, diciamo così, a esigenze per il migliore funzionamento della giustizia. Mi sembra piuttosto un tentativo di riportare indietro la cultura della magistratura agli anni 50. E però la domanda è: si può portare indietro la storia, l'orologio della storia? Grazie. Grazie a lei, dottor Gallo. Passiamo adesso all'ultimo dei nostri auditi di questo di questa prima fase, di questa prima sezione, e cioè il dottor Roberto Rossi, procuratore generale della Corte d'Appello di Ancona, attualmente in carica. Quindi gli do la parola, prego dottor Rossi, ha 10 minuti a sua disposizione, prego. Ringrazio anche questa onorevole commissione per l'opportunità che mi viene concessa. Anch'io brevemente partirei dalla questione della separazione delle carriere e poi le modalità di elezione del CSM proposte nel progetto di riforma governativo e la costituzione di una corte disciplinare. Sulla separazione delle carriere anch'io mi sentirei come il primo collega che ha parlato, il dottor Rioma, di partire da un dato di fatto che secondo me invece è fondamentale, e cioè che la separazione delle carriere è già operante, è già un dato di fatto. In parte è il frutto di una serie di interventi legislativi, il primo, se non sbaglio, arriva nel 2006, poi la riforma Cartabia lo rende ancora più stringente, che sono tutte espressioni di una volontà legislativa di rendere il sistema coerente, questo bisogna dirlo, con l'impostazione del nuovo codice di procedura penale. Quando il nuovo codice di procedura penale imposta tutto il processo su un processo di parti contrapposte, ma su un principio di eguaglianza tra di loro e di fronte a un giudice terzo ed imparziale, è chiaro che l'appartenenza ad uno stesso ordine di una delle parti, il pubblico ministero, con quella dei giudici rappresenta in parte una distonia, e gli interventi precedenti legislativi cercavano di porre un rimedio a questa cosa, evidentemente. Tant'è che ormai il passaggio delle funzioni non è più praticamente possibile. Tali e tanti sono gli elementi che la legge pone: solo una volta si può fare, solo nei primi anni di carriera, cambiando regione. Cioè, di fatto, come sappiamo, come le statistiche che sono state portate da colleghi ben più autorevoli di me dimostrano, ormai le funzioni e le carriere, perché la separazione delle carriere è un portato della separazione delle funzioni, sono già operanti, sono già un dato di fatto. L'elemento quindi non credo che sia quello di dare imparzialità al giudice. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, molto, molto puntuali e interessanti, ma non credo che sia quello il punto, non credo che si metta in discussione in generale l'imparzialità dei nostri giudici. Però voi sapete che l'imparzialità, l'estraneità alle parti non è soltanto un fatto di sostanza, ma anche in questi casi lo sappiamo, un fatto di apparenza. Il giudice deve non solo essere indipendente dalle parti, ma anche apparirlo, e apparirlo non solo di fronte alle parti processuali, ma anche di fronte agli utenti della giustizia. Obiettivamente la sussistenza in uno stesso ordine di una parte con il giudice un pochino contrasta con questa immagine parte terza, cioè estranea alle altre. È una questione di coerenza del sistema, non di indipendenza del giudice. Non credo che nessuno metta in generale in discussione che i nostri giudici non siano indipendenti. Ho sentito anche altre obiezioni a questo che io ritengo molto modestamente sia la formalizzazione e la sistemazione ordinamentale di un dato di fatto già esistente. Nel diritto sappiamo che la situazione di fatto, la realtà di fatto, è cosa di cui tenere conto, quindi non la ritengo neppure una innovazione dirompente, ripeto, la formalizzazione di una situazione già esistente, già di fatto esistente, e come diceva il primo collega che ha parlato, ormai accettata da tutti. Chi comincia a fare la carriera del pubblico ministero finisce la sua vita professionale come pubblico ministero e viceversa.
Ho sentito che una obiezione, almeno da quanto era stato riportato mediaticamente, che si oppone a questa separazione sarebbe il fatto che il pubblico ministero in seguito a ciò subirebbe quasi una sorta di trasformazione genetica, diventerebbe cioè una sorta di avvocato dell'accusa o di super poliziotto, cioè di una persona che ha maggiore interesse a portare avanti le proprie tesi accusatorie piuttosto che a ricercare la verità dei fatti. Ora, francamente non so vedere come una riforma di questo genere possa modificare la struttura del pubblico ministero, posto che i poteri e i doveri del pubblico ministero, stabiliti dalle norme processuali, rimangono gli stessi. Il pubblico ministero, anche se entrasse questa riforma che sancisce la separazione delle carriere, seguita ad essere una persona che mantiene dal punto di vista processuale tutti i suoi poteri e tutti i suoi doveri quali aveva prima. Tutti quei doveri e quei poteri che lo rendono parte pubblica, parte che viene definita in manuali parte imparziale, perché il suo dovere è quello di non di far condannare un imputato a qualunque costo, ma di chiederne la condanna solo se ritiene che le prove siano idonee a fondare una pronuncia di colpevolezza. E questo non cambia. L'articolo 358 che impone al pubblico ministero di cercare le prove anche a favore dell'imputato non è toccato. I poteri, i doveri del pubblico ministero rimangono inalterati, quindi non riesco a capire perché e cosa provocherebbe questa trasformazione improvvisa del pubblico ministero. E un altro elemento è, si dice, questo è il primo passo per la soggezione del pubblico ministero all'esecutivo. Ora, vi dirò sinceramente, io sui processi alle intenzioni mi muovo con un poco di disagio. Cerco di basarmi sui dati di fatto. Attualmente il progetto di riforma di cui parliamo, nel separare le carriere, ribadisce le garanzie di indipendenza e di autonomia del magistrato del pubblico ministero e le ribadisce a livello costituzionale. Cioè, nel fare due consigli superiori della magistratura, fa due consigli che però mantengono inalterate le prerogative. Il pubblico ministero è autonomo e indipendente da ogni altro potere. Quindi, parlando di norme esistenti, non si può pensare ad una cosa di questo genere e neanche pensare, come qualche intervento sembrava adombrare, che sì, questo è il primo passo perché poi un pezzettino alla volta si arriva a questo obiettivo della sottoposizione del pubblico ministero esecutivo. Devo dirmi che, ma questo lo sapete meglio di me, che una cosa di questo genere non può che passare da una modifica costituzionale dell'articolo 87, una modifica ben diversa da quella proposta, una modifica che dovrebbe suonare tipo così: i giudici costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, con legge ordinaria sono stabilite le guarentigie del pubblico ministero. Ecco, questo giustamente sarebbe un primo passo verso una sottoposizione del pubblico ministero all'esecutivo. E se questo fosse, vi dico subito, tanto per non lasciare dubbi sulle mie posizioni, mi dimetterei immediatamente dall'ordine giudiziario, perché il mio concetto di giurisdizione è un potere che non può essere regolato e controllato da poteri esterni. Ma richiede una norma costituzionale, non è una riforma che si può fare quasi di nascosto, un passettino per volta, andando per gradi. E la riforma costituzionale, non lo sto certo a dire a voi, è un fatto clamoroso, di una evidenza clamorosa e che riporta procedure. Quindi finché non si arriva a questo, siamo appunto al processo alle intenzioni. Quindi io, secondo me, questa riforma proposta ha una coerenza sistematica con la struttura del nostro processo penale e non porterà una trasformazione dell'organo del pubblico ministero, perché la sua disciplina processuale rimane e i suoi poteri e i suoi doveri rimangono inalterati. Una parola sul CSM, sul sorteggio e sulla Corte disciplinare. Mi rendo conto delle cattive prove che il sistema attuale di selezione del Consiglio ha dato e quindi capisco come sia improponibile ribadire lo stesso sistema. Il sorteggio certo
lascia un pochino perplessi, perché affidarsi al caso, soprattutto nella scelta di un organo di rilevanza costituzionale con poteri così delicati, rischia di non essere una scelta appagante. Si potrebbe un poco mitigare l'impatto di una norma di questo genere se la legge, cui viene nel progetto di riforma demandata poi la indicazione delle modalità con quale operare il sorteggio, se ad esempio, ma lo pongo così, prendetelo per quello che vale, la norma di legge indicasse dei requisiti molto stringenti per individuare la platea dei sorteggiabili, che garantissero che in questa platea entrassero persone con una professionalità particolarmente elevata, e questo allora consentirebbe di dire sì, facciamo un sorteggio casuale, ma lo facciamo attraverso regole predeterminate in modo da poter comunque selezionare le professionalità di maggior rilievo, il che darebbe già un pochino più di garanzie. Sulla corte disciplinare secondo me invece è una scelta opportuna, ve lo dico per una ragione che discende dall'esperienza di aver parlato spesso con molti colleghi che sono finiti sotto procedimento disciplinare. Una delle preoccupazioni, scusate la franchezza, ma era quella, dice sì, il disciplinare va come va, poi c'è un appello, già mi rispondevano, c'è un appello, mi dicevano. Ma lo sapete chi è il giudice d'appello del disciplinare? Sono le sezioni unite della Cassazione Civile, cioè i giudici ordinari. Quegli stessi giudici che dovrebbero giudicare di una decisione del CSM, quel CSM che giudica delle carriere, della progressione in carriera e dell'attività di coloro che sono chiamati a giudicare in grado di appello quella sentenza. Non dico che il timore riverenziale faccia premio sulla legalità, ma certo credo che sarebbe più rassicurante pensare ad una corte di disciplinare che sia distinta dal Consiglio Superiore della Magistratura. C'è solo un aspetto che però potrebbe essere facilmente risolto, è quello di un organo che è contemporaneamente organo di prima istanza e organo di appello. È vero, si dice le composizioni sarebbero diverse, ma ruotare tra giudici di primo grado e giudici di appello, oggi sono di primo grado io e domani sono di appello al mio collega, però questo forse sarebbe di facile soluzione, costituendo una sezione all'interno della Corte disciplinare, una sezione d'appello predeterminata e precostituita di magistrati che si occupano solo del caso d'appello in modo da evitare commistioni. Grazie. La ringrazio, grazie, dottor Rossi. Abbiamo concluso quindi questa. Ringrazio ovviamente tutti e quattro i nostri auditi. Chiedo all'onorevole Michelotti se intende rivolgere domande ad uno o più dei nostri relatori. Prego, onorevole Michelotti. Prego. Abbiamo qualche minuto, abbiamo per prima. Sì, grazie, sì. Presidente. Ringrazio intanto i relatori, gli auditi, i dottori magistrati per la loro, diciamo, esposizione, per i rilievi che hanno mosso e per gli spunti forniti alla Commissione. Io volevo soltanto fare un paio di riflessioni, che altro chiedere un paio di precisazioni rispetto alla, diciamo, doglianza, se ho ben capito, diceva credo il dottor Gallo, ma anche forse il dottor Rossi, riguardo al sorteggio. Diciamo, una delle principali critiche è data dal fatto che si ritiene che non tutti i magistrati siano o sarebbero magari inclini o idonei a, diciamo, ricoprire quel ruolo, diciamo, di membri del Consiglio Superiore della Magistratura e quindi di ricoprire quel ruolo di autogoverno del CSM. Ecco, su questo io, come dire, vorrei un chiarimento: come mai non tutti ovviamente vengono ritenuti idonei, se comunque tutti i magistrati, dopo che hanno, diciamo, superato il concorso, sono astrattamente idonei comunque a giudicare o a ricoprire le funzioni giurisdizionali che la legge gli assegna. E l'altra invece, l'altro tema che pongo è molto più banale, ma mi serve anche, ci serve anche un po' per capire, perché è stato detto, credo forse da più di uno di voi, che nei fatti, nella sostanza, la separazione delle carriere, la separazione delle funzioni è di fatto, forse il dottor Rossi l'ha detto in maniera forse più, come dire, esplicita, è di fatto già operante nel nostro ordinamento da tempo, ormai è consolidato. Ecco,
la domanda è molto semplicemente: se questa, diciamo, questo meccanismo è già consolidato, è già di fatto operante, come mai c'è una parte della magistratura? Noi abbiamo sentito anche nelle settimane scorse il dottor Santa Lucia, l'Associazione Nazionale Magistrati, che avversa questo disegno di legge costituzionale che di fatto darebbe una veste formale e istituzionale a una situazione che di fatto è già operante. Per cui ecco, quello che io, ma mi rendo conto che sia forse un mio limite, fatico a comprendere, è l'avversione di una parte della magistratura rispetto a un disegno di legge che in qualche modo formalizza una situazione che nella sostanza già opera da diversi anni. Questo io vorrei, se possibile, provare a capire. Bene, prima di dare la risposta c'è anche l'onorevole Serra Chiani, che è collegata da remoto, che intende rivolgere. Ecco, l'unica cosa che vi chiedo a voi parlamentari, a voi deputati, di poi individuare anche l'audito che dovrà rispondere. Nel caso suo, per esempio, l'onorevole Michelotti ha citato Gallo e Rossi, giusto? Ok, allora poi dopo sulle domande risponderanno Gallo e Rossi. Prego, onorevole Serra Chiani, a lei la domanda. Grazie Presidente. Mi scuso se non sono presente, ma ho dovuto collegarmi perché avevo un'altra commissione in contemporanea. E, la mia domanda, ringrazio ovviamente gli auditi e chiedo loro se ci sono memorie che ritengono di poter depositare in modo da poter avere anche uno scritto rispetto a quanto abbiamo ascoltato. La mia precisazione va un po' anche nella linea di quello che diceva già il collega precedentemente, e cioè nel caso della separazione noi abbiamo sempre parlato, Costituzione alla mano, di funzioni. Quindi la differenza è tra separare le funzioni e separare le carriere. La contrarietà alla separazione delle carriere l'abbiamo ribadita più volte, la ribadisco anche in questa sede e sta un po' anche nelle parole di alcuni degli auditi che ho ascoltato. La mia domanda è, questo testo sembra di per sé una norma quadro. Chiedo conferma agli auditi se questo, diciamo così, cambio di paradigma, che in realtà sarebbe anche negli obiettivi almeno di una parte delle forze politiche, cioè quello di evitare che il pubblico ministero sia troppo preponderante, che sia troppo, tra virgolette, forte, che quindi nella sua imparzialità e autonomia in qualche modo possa essere, tra virgolette, uso un termine non corretto, vigilato o comunque monitorato. In realtà l'impressione che abbiamo noi è che con il testo Nordio, chiamiamolo così per distinguerlo dagli altri, si abbia l'effetto contrario, una sorta di eterogenesi dei fini. Ritengono anch'essi che i pubblici ministeri in questo modo diventeranno, diciamo così, molto più forti, secondo alcuni dei super poliziotti, e che con legge ordinaria in qualche modo ci possa essere anche una spinta da parte dell'esecutivo circa l'azione penale? Vero che rimane vigente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, ma lo si può smontare nei fatti, se ritengono che questo possa essere uno degli effetti di questo testo, anche e soprattutto se accompagnato successivamente da leggi ordinarie. Grazie. Bene, allora iniziamo dal dottor Gallo, poi passiamo al dottor Rossi per rispondere alle domande dell'onorevole Michelotti. Ovviamente, dottor Gallo, potete già cominciare a rispondere, poi interverrà anche il dottor Fumo eventualmente, alle domande anche dell'onorevole Serra Chiani, cioè risponde all'uno e all'altro. Poco più di 5 minuti in tutto. Prego. Grazie, sarò velocissimo. Io ho depositato una memoria e quindi gli onorevoli parlamentari che sono interessati possono leggere e trovare delle argomentazioni più specifiche, più dettagliate. Ora, sulla questione del sorteggio, il problema è che nella magistratura è un corpo dove c'è il pluralismo e nell'esercizio della funzione di giudice conta molto, diciamo, il livello culturale raggiunto dai magistrati. Il livello culturale si raggiunge attraverso un dibattito politico, cioè un dibattito culturale, attraverso il confronto delle idee. Quindi questa è l'origine, la ragione originaria delle correnti, cioè esprimevano diversi modi di leggere la funzione del giudice e di declinarla nel tempo presente. Ora, questo viene cancellato dal sorteggio, cioè nel sorteggio la magistratura diventa un corpo indifferenziato di funzionari
non esistono più diversità di orientamenti, di concezioni, di cultura, di lettura della funzione del giudice, e quindi diventa una gestione burocratica che tra l'altro rispetto alla quale nessuno può chiedere poi conto di quello che fanno i sorteggiati, perché sono sorteggiati, non l'ha eletti nessuno e nessuno gli può chiedere conto. Quanto alla questione che poneva la Serracchiani, io credo che la divisione delle carriere attraverso la rottura dell'unità della magistratura comporterà la creazione di un pubblico ministero molto forte, più forte di quello attuale, perché si tagliano, diciamo sì, le radici, cioè il legame culturale con il resto della magistratura. Faccio un esempio molto banale. La scuola della magistratura organizza dei corsi di formazione professionale. Alcuni di questi corsi sono aperti ai giudici, ai pubblici ministeri e agli avvocati. Ecco, questo qui verrà meno perché sono due corpi separati gestiti in modo separato. Questa cultura comune viene rotta, viene cancellata. Ecco, quindi questo è il danno grave prodotto, e questo comporta poi che il pubblico ministero un po' alla volta viene spinto, non è che le leggi sono sempre quelle, ma un po' alla volta dal punto di vista culturale viene spinto nell'orbita della polizia. E questa è la ragione per cui noi ci opponiamo. La ringrazio, passiamo poi per ultimo parlare al dottor Fumo, facciamo parlare adesso il dottor Rossi sia sulla questione del sorteggio che sulla questione delle funzioni e della necessità di regolamentare con riforma costituzionale quanto evidentemente voi ritenete già di fatto avviene. Prego. Sì, grazie mille. Sì, rispondevo a questa domanda, se sono i magistrati tutti idonei alle funzioni giurisdizionali. Sì, è proprio questo il punto. È chiaro che i magistrati sono tutti idonei alle funzioni giurisdizionali. Ma le funzioni del CSM sono diverse, non sono funzioni giurisdizionali. Le funzioni del CSM sono di governo della magistratura. Le funzioni del CSM sono quelle di valutare come vengono gestiti gli uffici. E questo non si viene preparati per concorso, ovviamente. Per fare questo, mia opinione personale, ma anche mia esperienza personale, occorrono esperienze variegate, conoscenze un'esperienza negli uffici giudiziari che faccia conoscere esattamente come funzionano, quali sono le dinamiche, esperienza nella conoscenza delle norme ordinamentali, un'esperienza approfondita, le norme tabellari. Sì, ma forse l'onorevole voleva sapere, ma col fenomeno, voglio dire, ecco, col fenomeno delle correnti questo accade? Questo forse le correnti sono abilitate a fare loro quando scelgono questi magistrati, sono loro abilitati a individuare esperienze, competenze, eccetera, eccetera? Non difendevo infatti il sistema delle correnti, io dicevo, credo che sia indifendibile il sistema delle correnti, lo dico onestamente per quello che ha prodotto, però dicevo che la soluzione, perché il sorteggio tout court potrebbe non essere adeguato, perché ci sono altre conoscenze, altre esperienze che non sono state garantite dalle correnti. Questo purtroppo le scelte, è triste dirlo, tutti abbiamo fatto parte di quel sistema e tutti lo abbiamo visto, privilegiavano la fedeltà associativa, ecco, quindi non era un sistema che funzionava, e infatti non ha funzionato. Il sorteggio tout court esteso a tutti, random, ecco, è un po', per questo proponevo forse però una soluzione intermedia, però era questo il sistema. Le funzioni giurisdizionali sono una cosa, le funzioni del CSM, di autogoverno, richiedono altro tipo di conoscenze, altro tipo di capacità. L'onorevole Serracchiani poi parlava di carriere e funzioni, perché sono diverse. Sì, lo so, sono in realtà strettissimamente collegate. Se le funzioni sono separate come lo sono adesso, lo sono anche le carriere, perché io non posso più fare carriera nel ruolo giudicante, cioè andare in progressione in carriera nel ruolo giudicante, a parte che ho passato tutti, non ho più la possibilità proprio giuridica di farlo, ma anche volendo, la possibilità costituisce in questo regime di separazione delle funzioni un ostacolo alla carriera. Prima di queste norme il CSM valorizzava nei profili professionali per gli incarichi direttivi la varietà delle esperienze giudiziarie e diceva è bene aver fatto un po' il pubblico ministero, un po' il giudice. Ora, in relazione a questa diversa situazione che si è venuta a creare di separazione di fatto delle funzioni,
È cambiato anche ovviamente la valutazione del CSM. Ora, se uno concorre per un ruolo apicale requirente, è privilegiato se ha sempre fatto il pubblico ministero. E se si concorre per un ruolo apicale giudicante, sei privilegiato se hai fatto il giudice. Quindi la separazione delle funzioni, è anche normale che sia così, la separazione delle funzioni porta anche alla separazione delle carriere. Ecco perché dico che di fatto la situazione è già questa e quelle ragioni di coerenza rendono Bene. ragionevole la cosa. L'ultima. Sì, grazie, così poi facciamo Ah sì, concludere, scusate, dottor no, Fu. sennò, Prego, perché prego, parlavo prego, prego. sì, dell'aumento di forza o magari di debolezza del pubblico ministero che lo spingerebbe più verso le forze di polizia. Io lo ribadisco, la mia esperienza personale, ho sempre fatto il pubblico ministero. Noi lavoriamo fianco a fianco delle forze di polizia, il nostro legame delle polizie c'era con la unità delle carriere, è rimasto con la separazione delle carriere, non cambierà con la separazione delle carriere. Ripeto, lo statuto processuale, il modo in cui si atteggia il pubblico ministero è lo stesso. Quindi non vedo una ragione per cui dovrebbe mutare geneticamente in forza o in debolezza il pubblico ministero. Molto chiaro quello che ha detto, la ringraziamo. Conclude gentilmente il dottor Fumo, grazie. Sì, e allora per quello che riguarda la prima, diciamo, questione, come mai chi è ritenuto in grado di amministrare giustizia poi non può, per il solo fatto di aver vinto il concorso, andare a comporre il Consiglio Superiore, sono perfettamente d'accordo con chi mi ha appena preceduto. Una cosa è fare il giudice del pubblico ministero, un'altra cosa è fare il consigliere superiore. Sono lavori, se posso usare questo termine, completamente diversi, che richiedono esperienze, professionalità e formazioni completamente diverse. Quindi, se la domanda voleva avere, diciamo, uno sfondo provocatorio, penso che la provocazione cada un po' nel vuoto. Quanto a quello che diceva l'onorevole Serracchiani, io devo dire che sono perfettamente d'accordo con lei, perché una volta che si è separato, anche formalmente, il pubblico ministero dal magistrato giudicante, poi non c'è bisogno che se ne dica di intervenire direttamente sulla Costituzione per diciamo, cambiare lo status del pubblico ministero. Lo abbiamo appena visto con la riforma Cartabia che di fatto separando le funzioni ha reso di fatto quasi impossibile il passaggio da un ruolo all'altro. E allora operando sul codice di procedura, operando sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura, operando sull'ordinamento giudiziario, si può, come dicevo prima, di molto gerarchizzare l'ufficio del PM, no? Una sorta, come dire, di trionfo della cultura del premierato anche all'interno degli uffici di procura. E allora, una volta che si è reso fortemente gerarchico l'ufficio di procura, è ovvio che il pubblico ministero diventa più forte. Rectius, non diventa più forte il pubblico ministero, diventa più forte il capo della procura, con tutto quello che ciò significa. Finisce il potere della magistratura come potere diffuso. Grazie. Bene, grazie. Io ringrazio, anche se devo dire all'ultimo dei nostri auditi, dottor Fumo, che qui nessun deputato provoca, quindi lei ha parlato di provocazioni, le garantisco che non era il termine più idoneo da. Presidente, le provocazioni possono anche essere positive, Non era una provocazione quella del deputato, eh? io Va l'ho bene. interpretata in maniera corretta, è una domanda e basta, non una provocazione. Bene, grazie e buona prosecuzione a tutti.
momento siamo in onda. Ricordo anche che ciascuno di voi, se non lo ha già fatto, può depositare un documento scritto. Perfetto. Chi non lo ha fatto può farlo, in modo tale che quel documento poi potrà essere inserito nel sito della Camera dei Deputati. Come già sapete, avete 10 minuti a testa o comunque per istituzione, quindi le Camere Penali 10 minuti, OCF 10 minuti e CNF 10 minuti. Possiamo quindi passare al primo. È previsto quindi la parola a Francesco Petrarelli, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, accompagnato dal Segretario dell'Unione delle Camere Penali, Rinaldo Romanelli. Prego. L'ho spento. Ecco, grazie, grazie Presidente, grazie per l'invito, grazie per l'attenzione dimostrata dalla Commissione. Come il Presidente ha in qualche modo anticipato, l'Unione delle Camere Penali ha ritenuto opportuno fare avere la Commissione anticipatamente all'audizione un documento, una relazione, nella quale vengono illustrate le posizioni della nostra associazione assunte con riferimento non solo ovviamente alla ipotesi di riforma costituzionale della magistratura relativamente alla cosiddetta separazione delle carriere, ma anche con riferimento a quelle ulteriori ipotesi di riforma costituzionale introdotte per l'appunto dal disegno di legge governativo, la questione disciplinare e la questione relativa alle modalità di elezione del Consiglio Superiore, o meglio dei consigli superiori della magistratura. Credo con inevitabile orgoglio che l'Unione delle Camere Penali rivendica quella proposta di riforma costituzionale di iniziativa popolare che è nata dalla raccolta di quelle quasi 75.000 firme di cittadini italiani, che ha sostanzialmente proposto per la prima volta al Parlamento una riforma organica della magistratura e della separazione delle carriere. Parto da questo dato per fare una prima annotazione, diciamo, di ordine tecnico, poi lascerò la parola al segretario, non occuperò quindi più di quei 5 minuti che la divisione del tempo concesso impone. Dicevo, non a caso ho richiamato quella prima proposta di riforma costituzionale perché qui si pone un primo punto di divaricazione tra la proposta governativa e quella originaria proposta dell'Unione delle Camere Penali, perché la nostra proposta aveva immaginato che la separazione delle carriere non potesse non implicare in qualche modo, sotto un profilo che definirei addirittura genetico, una separazione dei concorsi. Nella proposta governativa si immagina invece sì di mantenere in piedi quella costruzione che noi convenzionalmente diciamo alla portoghese, cioè dei due distinti consigli superiori, uno dei pubblici ministeri e uno della magistratura giudicante, ma che nascerebbero insieme da un concorso invece che continua ad essere unificato, unico, il che a nostro avviso invece pone un problema, che è un problema proprio da un lato di costruzione, direi strutturale, delle due magistrature. Se noi dobbiamo immaginare
due magistrature funzionalmente distinte per impostazione anche culturale del proprio agire all'interno del processo, l'uno come organo di garanzia e l'altro come organo d'accusa, è bene che queste due carriere nascano separate, non come due rami di un medesimo albero, ma come due diversi alberi. Questo ha un significato importante sotto il profilo strutturale e culturale, ma ha una importanza anche sotto il profilo della percezione e dunque della legittimazione della magistratura da parte del pubblico, da parte della collettività. Che quando si trova all'interno di un processo o comunque anche da osservatore esterno a vedere quale sia la funzionalità di un tribunale, sapere che quel pubblico ministero, quell'accusa e quel giudice che è garanzia dei suoi diritti e delle sue garanzie processuali che hanno radice nella nostra Costituzione, hanno avuto sin dall'inizio due formazioni differenti, due ambiti di costruzione delle loro carriere a loro volta separati, quindi da un lato un profilo di legittimazione e dall'altro un profilo proprio strutturale, direi quasi di coerenza, ecco, di sistema, due carriere separate, concorsi separati, per cui ci siamo permessi di indicare una modifica di quella ipotesi di riforma costituzionale dell'articolo 106, per cui le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati. E questa sarebbe la dizione corretta che a nostro avviso dovrebbe assumersi. Mi limito a questa breve introduzione e lascio la parola al segretario per illustrare le nostre posizioni sulle due diverse invece ipotesi ulteriori introdotte dal disegno di legge governativo. Tanto la ringrazio, grazie. Presidente Pettarelli, grazie anche per l'invito che mi ha rivolto per il vostro congresso unitario che si svolgerà ad ottobre. A Reggio Calabria in ottobre, giusto. Grazie. Prego, grazie a lei. Passiamo quindi a Rinaldo Romanelli, prego, l'avvocato Rinaldo Romanelli, prego. Grazie, Presidente. L'intervento. Riprendo da dove ha finito il Presidente Pettarelli. Questa proposta, diciamo, di separazione fin dai concorsi separati, dai concorsi, diciamo, di accesso alla magistratura, era nella nostra proposta, ma noi questa proposta l'abbiamo formulata nel 2017, abbiamo ascoltato le critiche che ci sono state mosse, abbiamo anche proposte diverse, abbiamo, come dire, raffinato il ragionamento rispetto a determinati temi. Allora, un altro tema che è strettamente correlato ai due concorsi separati è anche quello che definisco in modo improprio il reclutamento laterale. Dico improprio perché il reclutamento laterale è quello che avviene formalmente, diciamo, per chiamata, che è previsto dall'articolo 106 e che giustamente il disegno di legge governativo ora equipara, diciamo, distinguendo i giudici dai pubblici ministeri, estende anche ai pubblici ministeri come possibilità di chiamata per meriti straordinari e però solo in Cassazione. Invece un ragionamento fondamentale che noi vorremmo porre è quello della necessità di formare il corpo della magistratura in modo più aperto, con un accesso anche da parte delle professioni legali prima di tutto, ma non solo, eventualmente anche di altri professionisti. Questo per come dire, ampliare la cultura che permea al tessuto della magistratura, oltre che migliorare la qualità, evidentemente come obiettivo finale, delle decisioni, anche attraverso i saperi che vengono introdotti. Un modello di riferimento al quale tendere potrebbe essere il modello francese, che già da tanti anni procede con dei concorsi che sono riservati ad avvocati con un certo numero di anzianità, a funzionari della pubblica amministrazione, a pubblici funzionari che si sono distinti, diciamo, in determinati settori, ma sempre per concorso. Allora, una proposta che noi formuliamo, fermo restando che questa ipotesi di reclutamento laterale potrebbe essere realizzata anche con legge ordinaria, una volta ipotizzati due concorsi
separati, è di valutare l'opportunità di costituzionalizzare il principio, modificando l'articolo 106 della Costituzione, non soltanto nei termini che diceva prima il Presidente Petrelli, ma con la previsione necessariamente di concorsi separati, con la previsione di un numero di posti riservati ad avvocati ed altre professionalità secondo quanto previsto dalla legge, cioè di costituzionalizzare il principio. Questo tema ha a che fare anche con, diciamo, la crisi di legittimazione della giurisdizione in ordine al tema della libertà dell'interpretazione e del cosiddetto diritto giurisprudenziale e dei limiti che incontra il giudice nel creare la norma. Noi tutti sappiamo che la legittimazione del giudice la ritroviamo nell'articolo 101, nel quale che dice che il giudice è soggetto soltanto alla legge. Allora, pensare che il giudice sia al di sopra della legge e possa creare di per sé la legge crea un problema di legittimazione, ma non è un problema soltanto italiano, è un problema di qualunque democrazia consolidata. Una delle modalità di risolvere quello che in parte almeno è un problema inevitabile è quello di aprire un corpo burocratico chiuso come la magistratura ad altre strutture sociali, ad altri tessuti sociali, di modo che la legittimazione derivi dal fatto che quello non è un corpo burocratico che una volta vinto un concorso rimane isolato, diciamo, dal resto della società. E quindi questo è un tema estremamente importante che ci sentiamo di porre. Vedo che il tempo è pochissimo, quindi devo rimandare per quasi tutto la relazione, ma un altro tema che è invece di particolare interesse per noi è una modifica proposta dal disegno di legge governativo su quale invece noi siamo in totale disaccordo, e cioè la modifica relativa all'articolo 105 della Costituzione, che prevede abrogare il termine promozioni. Attualmente tra le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura ci sono anche le promozioni degli avvocati. Il disegno di legge propone sostanzialmente di fotografare lo status quo e di attribuire al Consiglio Superiore della Magistratura le valutazioni di professionalità dei magistrati. Noi sappiamo che le valutazioni di professionalità attualmente sono assolutamente inidonee a individuare percorsi di merito della magistratura, ed è proprio nell'assenza di percorsi di merito della magistratura che ha potuto trovare un humus la degenerazione correntizia che consente di selezionare l'uno o l'altro magistrato in relazione agli incarichi più importanti, non in base alle valutazioni che sono state fatte nel corso della carriera e quindi alle sue qualità professionali, ma alla appartenenza. Ecco, il Costituente aveva immaginato una cosa diversa, aveva immaginato che i magistrati potessero essere, dovessero essere promossi e quindi valutati. Questo per noi è un punto fondamentale. Un altro punto fondamentale, e chiudo, è quello delle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, che sono previste in Costituzione dall'articolo 105 e sono quelle che tutti noi conosciamo e sono molto ridotte. In concreto, negli anni, attraverso la legge, attraverso l'autoattribuzione del Consiglio Superiore della Magistratura, il nostro CSM è diventato, diciamo, il vertice organizzativo della magistratura con più poteri di tutti gli omologhi organismi europei. Noi avevamo proposto di introdurre una modifica. Ulteriori competenze possono essere introdotte solo con legge costituzionale. Se non si ritenesse di addivenire a questa scelta, quantomeno, diciamo, in via subordinata sarebbe opportuno prevedere che le competenze debbano essere previste con legge, quindi una riserva di legge sulle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Grazie Presidente. Non che se le attribuiscano da soli, diciamo così. Esattamente questo è il tema, almeno che sia il Parlamento a decidere. Se buona. Bene, allora l'autoattribuzione dei compiti del CSM, mi permetto di suggerire, questo è rivolto all'Unione delle Camere Penali ma è rivolto anche agli altri, se avete, come è evidente avete, delle proposte emendative, cioè proprio di modifica, voi predisponetele proprio in termini di, oltre alla relazione, separatamente una sorta di proposte di emendamento che poi i componenti della Commissione potrebbero tenere in seria valutazione. Grazie. Passiamo adesso al coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, l'OCF, Mario Scialla, accompagnato dal tesoriere dell'Organismo Congressuale, Antonino La Lumia. Ovviamente sempre il solito discorso, organizzatelo. Grazie Presidente per l'invito e per l'opportunità. L'organismo politico dell'Avvocatura Italiana è favorevole alla separazione delle carriere ed è particolarmente favorevole alla modalità disegnata dal Governo. Si tratta infatti di un'ipotesi, tra le tante possibili, minimalista, che certamente non contiene alcun rischio sottostante. E devo dire, siamo stati noi stessi nelle interlocuzioni ufficiali, in quelle informali, ma anche negli incontri, nei convegni, e uno lo ricorderà, che abbiamo fatto ed è venuto particolarmente bene
insieme a sollecitare una separazione slegata dal tema dell'obbligatorietà dell'azione penale, che è un tema più delicato e complesso e che a nostro avviso avrebbe zavorrato in qualche modo la riforma ritardandola. Ed infatti questa riforma non tocca l'articolo 112 della Costituzione, che a prescindere da qualunque apprezzamento nel merito, viceversa era presente nella riforma Alfano del 2011. Quindi una cultura della giurisdizione e del processo rispettosa di quelli che sono i valori costituzionali deve avere come principio ineludibile quello dell'equidistanza del giudice dal pubblico ministero e dal difensore. Quindi ben venga la creazione di due CSM autonomi e indipendenti, poi ne parlerà il collega, comunque con prevalenza della componente togata e senza legami con l'esecutivo. E quindi si dà attuazione all'articolo 111 della Costituzione. Noi non condividiamo quella che è un'obiezione mossa dai detrattori della riforma, che il tutto serva a poco e nulla. In realtà non è così, elimina una anomalia già esistente, è quella che vede oggi il giudice accomunato al pubblico ministero all'interno del medesimo organo di governo autonomo della magistratura, che decide su tante cose, progressione di carriera, ma sono anche assunzioni, assegnazione, trasferimenti, valutazioni di professionalità, conferimenti di incarichi dirigenziali e anche sui procedimenti disciplinari. E poi crediamo che non è un caso che l'articolo 111 antepone i principi di parità e della terzietà del giudice alla ragionevole durata. Questo significa che le tanto auspicate riforme sul giusto ed efficace processo necessitano ancor prima di un processo in equilibrio, che veda il giudice in una posizione centrale e distanziata dalle parti. Insomma, è al giudice che guardiamo e il giudice che vogliamo preservare. Nel contempo, però, nessuno più di noi è consapevole che l'indipendenza del pubblico ministero dal potere politico è una scelta precisa dei nostri costituenti e va preservata. E nessuno di noi, più di noi direi, vuole un pubblico ministero, vuole perdere un pubblico ministero libero, sereno, indipendente, addirittura coraggioso e non condizionato dall'esecutivo. È chiaro che noi di una questione tecnica, di diritto, in fase di indagini preliminari, vogliamo parlare col pubblico ministero e non con la polizia giudiziaria. Pertanto l'analisi del DDL Nordio di riforma costituzionale nel complesso rileva un contenuto che non può suscitare alcun allarme per le libertà. Del resto rimane immodificato l'articolo 109 della Costituzione sui rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, che trova poi corrispondenza nel 327 del codice di procedura penale, prevede la direzione delle indagini al pubblico ministero. Concludo dicendo che non bisogna essere solo imparziali, ma anche apparire tali, perché poi ciò influisce sulla fiducia del cittadino nel sistema giustizia. E allora ricordo che qualcosa del genere è avvenuto anche nell'avvocatura circa una decina di anni fa, perché si sono creati i consigli distrettuali di disciplina, escludendo gli ordini dall'amministrazione della giurisdizione domestica. E questo perché si voleva lanciare all'esterno un segnale di affidabilità, eliminando i dubbi che la giurisdizione domestica in qualche modo fosse una giurisdizione addomesticata. Ebbene, l'avvocatura ha superata indenne questa prova e certamente credo che altrettanto farà la magistratura. Grazie, grazie avvocato Scialla. Prego il presidente Antonio La Lumia di concludere l'intervento. Sì. Grazie innanzitutto, grazie nuovamente per l'invito alla seconda audizione. Io mi riferirò ovviamente solamente alle novità introdotte dal DDL governativo, perché abbiamo già avuto modo di esprimere un nostro favore generale nei confronti dei precedenti DDL. Mi verrebbe da dire finalmente ci stiamo arrivando, non era scontato, non è facile, speriamo che si possa approdare veramente a questo tipo di riforma, perché dobbiamo partire da un punto di vista, secondo me, visto che ci rivolgiamo in primo luogo ai cittadini, che sono poi coloro che investono con il loro voto la responsabilità dei parlamentari e quindi poi del governo, visto che ci rivolgiamo a loro, è bene che quella
diciamo, manifestazione, quel movimento culturale di cui parla l'Associazione Nazionale Magistrati, non venga messa in piedi per diffondere timori ingiustificati che, a fronte di una lettura intellettualmente onesta di questo DDL, non possono esservi, ma per far capire effettivamente ai cittadini che oggi un disegno di legge costituzionale che dà attuazione all'articolo 111 della Costituzione serve a dare un quid pluris al processo e al modello accusatorio del processo penale. Purtroppo, e capisco che da non tecnici questo sia possibile, c'è la tendenza a confondere indipendenza, autonomia e terzietà. Ebbene, oggi la terzietà nel modello accusatorio, che parte da lontano, non è attuata. Quindi la terzietà non va rafforzata, la terzietà va attuata. E quindi oggi ci dobbiamo chiedere non se e perché dobbiamo separare le carriere, ma ci dobbiamo chiedere perché oggi, a distanza di 35 anni dal codice di procedura penale Vassalli e dal 99 con la riforma costituzionale, le carriere siano ancora unite. Perché c'è un profilo ordinamentale che non può essere scisso, anzi deve procedere in senso simbiotico con quello processuale, che richiede questo elemento in più, che è la terzietà, che è qualcosa che garantisce comunque autonomia e indipendenza della magistratura. E francamente, leggere, sentire che questo DDL, così come quelli precedenti, siano un cavallo di Troia per fare in modo che il magistratura requirente finisca alla fine sotto il potere esecutivo, devo dire che, essendo smentita de plano dalla lettura delle relazioni introduttive a tutti i DDL, non ultimo quello di derivazione governativa, francamente fa riflettere sulla bontà delle argomentazioni. Solamente due cenni alla modalità di sorteggio per i componenti del CSM e sull'Alta Corte. Si dice che il sorteggio svilirebbe il ruolo e la responsabilità dei magistrati all'interno del CSM. Francamente anche questo dato e questa obiezione fa riflettere, perché allora ci sarebbe da chiedere: ma un magistrato al quale viene affidata la vita del singolo cittadino non è in grado di prendere con coscienza, dignità, onore e disciplina delle decisioni sulla carriera dei magistrati, quindi dei suoi colleghi? Credo che la risposta sia implicita nella domanda. È chiaro che il sorteggio in sé non è il migliore dei mondi possibili, però sicuramente non possiamo non tenere conto del fatto che oggi questi DDL affondano le loro radici in un contesto che è quello, purtroppo, dell'esperienza delle correnti, al quale danno una risposta. Non possiamo pensare che oggi in una stanza asettica si possa analizzare un progetto di legge. Oggi dobbiamo pensare che cos'è la giustizia italiana e che cos'è la giustizia penale italiana oggi, e dare una risposta coerente con la Costituzione. In questo senso anche l'Alta Corte, a nostro avviso, potrà avere una funzione importante, perché scorporare la funzione disciplinare dalla massa di funzioni che il CSM ha in questo momento rappresenta una garanzia non soltanto per i cittadini e per, come dire, la giusta e corretta evoluzione delle dinamiche di giustizia, ma anche in primo luogo per i magistrati. Quindi, secondo me, oggi, piuttosto che parlare di problemi per i cittadini, di pericolo per le garanzie e per le libertà dei cittadini, di cavalli di Troia, oggi forse dobbiamo pensare che questo progetto di legge è un ponte levatoio per il cuore del giusto processo. Grazie. Grazie. No, mi è piaciuto soprattutto il collegamento con la funzione del magistrato a giudicare le persone, quindi mi sembrava idoneo, perché anche nella sessione precedente si era discusso di questo. Quindi grazie mille, avvocato Lalumia. Passiamo adesso a Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, che è collegato con noi da remoto. Presidente Greco, buonasera, mi sente? Presidente Greco, può collegare il microfono? Io mi sento. Mi sente adesso? Presidente Greco? Sì, io mi sento, la sento, Presidente. Poi adesso sì, la sentiamo anche noi.
Prego, Presidente, ha 10 minuti a sua disposizione, prego. Grazie Presidente per l'audizione. Io penso che utilizzerò tempo inferiore ai 10 minuti perché le considerazioni che sono state già svolte dai colleghi della Camera Penale, dell'Unione delle Camere Penali e dai colleghi dell'organismo corrente, quindi non sarò a ripetere le stesse considerazioni. Chiedo, Presidente, mi scusi se la interrompo, la sentiamo poco, dovrebbe o alzare il volume o avvicinarsi al microfono, non so. Provo ad avvicinarmi al microfono. Grazie, adesso la sentiamo leggermente meglio. Grazie, mi scusi. Dicevo, utilizzerò meno dei 10 minuti perché condivido tutte le considerazioni che sono state già svolte dai colleghi dell'Unione delle Camere Penali, dell'organismo congressuale forense, quindi non ce la ripetermi. Volevo fare soltanto qualche considerazione appunto molto sintetica, evidenziando l'opportunità che ci siano 2 concorsi preparati per l'accesso alle carriere di magistratura giudicante e magistratura requirente. Ipotesi che il disegno di legge del governo non mi sembra prevedere. Questo è un punto saliente perché se vogliamo arrivare veramente a 2 carriere diverse, che hanno ruoli determinanti ovviamente nella giurisdizione, ma che danno la garanzia di un giusto processo con un soggetto, con 3 soggetti tra loro estranei, che io più volte mi capitava di dire che il processo si svolge con 2 colleghi, giudice e pubblico ministero, e un estraneo. Se noi vogliamo arrivare ad un processo con, diciamo, in cui le parti sono 3 soggetti tra loro estranei, occorre fare 3 concorsi separati e non è sufficiente una separazione post-congressuale o concorsuale. Ho una scelta che il progetto, il magistrato che ha vinto il concorso fa dopo la sua introduzione di magistratura. Quindi, concorsi separati. Devo dire che l'opzione del sorteggio per l'aliquota dei magistrati che compongono il Consiglio Superiore della Magistratura forse non è la migliore in assoluto, ma è certamente l'unica strada per battere il correntismo che abbiamo visto, quello che ha provocato ed è recentemente emerso, ma soltanto per i non addetti ai lavori, perché tutti noi addetti ai lavori sapevamo che laddove dove esaminati il procuratore della Repubblica, un presidente del tribunale, un presidente della Corte d'Appello, un procuratore generale, le correnti riuscivano ad assegnare un posto ad una corrente, un altro posto ad un'altra corrente, in modo da utilizzare tra le varie correnti della magistratura i ruoli apicali. Questo non va bene, perché il CSM serve a governare l'organo di governo autonomo della magistratura e non può essere l'organo di governo autonomo delle correnti. Quindi il sorteggio, probabilmente peraltro condivido quanto detto poco fa, poc'anzi dal Presidente Lalumia, le obiezioni che sono state fatte al sorteggio, per ossia che non sarebbero i migliori ad essere designati al CSM con un sorteggio, a parte che potrebbe essere un sorteggio temperato, per ossia sorteggiare soltanto coloro i quali hanno espresso la disponibilità ad essere designati, ma comunque si tratta di magistrati che giudicano il destino degli uomini e quindi pensare che non possono giudicare l'attività dei magistrati mi sembra veramente un'offesa ai cittadini italiani che da cui i magistrati vengono giudicati. Sul numero dei componenti, ecco, il disegno di legge del governo tende a dare una prevalenza sia nei 2 consigli superiori della magistratura che nell'alta corte disciplinare alla componente di magistrati. Io credo che da questo punto di vista i disegni di legge di natura parlamentare siano da prediligere, nel senso che la componente di magistrati comunque deve starci, ma non può essere prevalente rispetto alla componente designata dal Parlamento. Opportuno equilibrio occorre anche in quella sede, quindi sulla ipotesi anche del governo, del governo, di prevalenza dei componenti
diciamo, della magistratura all'interno dei due consigli della magistratura ho qualche perplessità. Condivido invece appieno l'ipotesi di una costituzione di un'alta corte disciplinare, perché abbiamo avuto decine di casi in questi anni di procedimenti disciplinari a carico di magistrati che, escluso i casi che vanno, diventano casi di cronaca e quindi con l'attenzione dell'opinione pubblica, escluso questi casi, che sono una spautissima minoranza, la maggior parte dei procedimenti disciplinari che si svolge presso il CSM si definisce con sanzioni che certamente sono enormemente irrisorie rispetto alle contestazioni che il magistrato aveva subito soprattutto con i procedimenti disciplinari. Quando ricordo il caso di un magistrato, venne diventò un fatto di pubblico, quando un magistrato che ritarda 500 giorni, 1500 giorni, cioè per depositare un provvedimento, subisce la sanzione di un mese di perdita di ancianità professionale, ovvero sia andrà, avrà uno scatto diciamo, economico con un mese di ritardo, mi domando se si può tollerare che un magistrato che per 1500 giorni non deposita provvedimenti possa avere soltanto quella sanzione. Quindi sì, ad un'alta corte disciplinare comporta in modo equivalente da magistrati, da componenti eletti dal Parlamento che possa assicurare anche una giurisdizione effettiva, una disciplina effettiva per i magistrati. Diceva il collega Scialla poc'anzi, l'avvocatura nel 2012 ha separato nella funzione disciplinare le funzioni, prima erano i consigli dell'ordine che giudicavano disciplinarmente gli avvocati sottoposti al procedimento disciplinare, nel 2012 scelte di dare ad un organo terzo con principi di incompatibilità, per cui un avvocato romano, per esempio, non può essere giudicato da componenti del consiglio di disciplina romani, devono essere scelti componenti del consiglio di disciplina appartenenti a un distretto diverso, a circondari diversi, a tribunali diversi da quello a cui appartiene l'avvocato sottoposto al procedimento disciplinare. L'avvocatura lo ha fatto nel 2012, ha fatto questa scelta, credo che sia venuto il momento che la faccia anche la magistratura. Da ultimo, è chiuso, uno dei disegni di legge parlamentare, depositati in Parlamento, prevede all'articolo 10 che l'azione penale diventi obbligatoria nei casi e nei modi previsti dalla legge. Io credo che sia una maggior garanzia per il nostro sistema giudiziario e per il nostro assetto democratico e di libertà che deve sovraintendere il processo, mantenere l'obbligatorietà dell'azione penale. Non può essere previsto casi in cui è obbligatorio esercitare l'azione penale e casi in cui non lo sia. Qualunque violazione di una norma di reato deve portare alla obbligatorietà dell'azione penale e alla valutazione da parte degli organi preposti se vi è una sussistenza, un evento di reato. Quindi termino, Presidente, ringraziando la Commissione per l'audizione. Noi faremo delle note sintetiche che manderemo alla Commissione che conterranno queste considerazioni che ho appena espresso. Bene. Grazie. Grazie a lei, chiedo scusa se non è stata, perfetta la ricezione e la qualità di questo collegamento, però facciamo quel che si può. Bene, a questo punto intanto vi ringrazio tutti per le pregevoli relazioni che avete oggi illustrato. Volevo chiedere all'onorevole Michelotti, tra l'altro è uno dei relatori di questo disegno di legge costituzionale, se intende rivolgere dei quesiti a chi. Grazie. Prego, onorevole Michelotti. Sì, grazie Presidente, anzi mi unisco anche a quelle considerazioni del Presidente Pagano rispetto appunto a quello che è stato detto in precedenza riguardo alla idoneità appunto del magistrato a ricoprire sia il ruolo di componente
di membro del Consiglio Supremo della Magistratura in quanto astrattamente idoneo appunto a giudicare della vita, della libertà, dei diritti di ogni singolo cittadino, e quindi ecco, mi sembra una pregevolissima considerazione che sicuramente costituisce un punto fondamentale a sostegno, diciamo, del metodo del sorteggio. Io volevo soltanto fare un breve, condividendo quelle sono state le considerazioni svolte e vi ringrazio, soltanto un brevissimo inciso al Presidente Petrelli, che ringrazio, quando a nome dell'Unione delle Camere Penali fa la proposta di modifica che magari noi potremmo anche, insomma, vagliare attentamente in qualità di relatori, di modifica dell'articolo 106, introducendo, se ho ben capito, la precisazione nomine per concorsi separati. Ecco, siccome è stato nelle scorse audizioni fatto presente che l'articolo 104 invece della Costituzione, che comunque la riforma, diciamo il disegno di legge costituzionale, prevede di mantenere la magistratura come ordine autonomo e indipendente, quindi la magistratura rimane nel disegno di legge costituzionale un ordine, uno solo, autonomo, vi chiedo la vostra modifica, che a mio avviso è comunque meritevole di una riflessione e anche di accoglimento, potrebbe contrastare o meno col fatto che la magistratura rimane all'interno del dettato costituzionale un solo ordine autonomo indipendente, le nomine dei magistrati hanno luogo per concorsi separati, però ecco, non questo contrasta, vi chiedo, oppure no, con il fatto che la magistratura rimane un ordine solo, come di fatto rimane, perché di fatto non è che noi abbiamo due ordini. Ecco. Bene, grazie onorevole Michelotti, prego, mi pare che la domanda sia rivolta innanzitutto al Presidente Petrelli. Poi dopo non so se vuole aggiungere, siccome è stato citato anche l'Avvocato La Lumia, se vuole aggiungere qualcosa. Prego, Presidente Petrelli. È evidente che il metter mano ad una Costituzione, anche con riforme come questa, che ha una natura piuttosto radicale, questo nessuno ha mai nascosto, che l'intenzione sia quella di adeguare gli altri articoli della Costituzione che riguardano l'assetto della magistratura, come è stato efficacemente ricordato prima, a quell'articolo 111 che pretende l'attuazione della terzietà del giudice. È altrettanto evidente che questa riforma radicale possa e debba mirare a tenere insieme questi due rami della magistratura all'interno di un sistema equilibrato. Se noi immaginiamo di poter attuare, è come dire una impostazione, se vogliamo dire così, di tipo ontologico, se immaginiamo di operare una riforma che preveda l'istituzione di due distinti consigli superiori della magistratura, conservando le magistrature all'interno di un medesimo ordine, ne risulta conseguentemente che anche immaginando due concorsi separati sia possibile mantenere quelle magistrature all'interno. Quindi o è vera la prima asserzione, che i due consigli superiori conservano quelle magistrature all'interno di un medesimo ordine, oppure salta l'intero equilibrio. Io ritengo che invece, come sperimentato in altri ordinamenti, questo sia assolutamente possibile. Ricordando, se posso aggiungere questa annotazione, che l'attuale sistema, in maniera
a noi avviso, a nostro avviso, piuttosto antimoderno e non equilibrato e neppure democratico, immagina una cultura originaria unificata da costruirsi all'interno di un unico concorso e poi una modesta areazione della magistratura stessa con quella modestissima attuazione di quel reclutamento laterale al quale facevamo prima riferimento. La nostra idea è esattamente contraria. Si immagina cioè una formazione per concorsi separati, autonomi e con una forte specializzazione, e in un momento successivo invece un'ampia areazione del sistema per consentire proprio quella democratizzazione della magistratura e quell'apertura verso la società. Ringrazio Presidente. Nel dare la parola all'avvocato La Lumia, volevo io, se mi posso permettere, rivolgendomi all'avvocato Rinaldo Romanelli che ne ha fatto cenno, quella questione, e lo dico anche a te collega, sulla questione sollevata in merito alle auto, come di attribuzione del CSM, quello mi sembra un tema mica da niente. Quindi io, ecco, bravo, io lo terrei in grande considerazione perché l'avevo un po' sottovalutato, e quindi se magari ci fa avere una proposta un po' più chiara, quella di inserirlo in Costituzione, magari per legge, mi sembra più un'idea, mi permetto di dire che se le attribuzioni vengono definite per legge al CSM, forse è più semplice evitare. E poi mi permetto di dire, visto che do la parola all'avvocato La Lumia, la questione, proprio in riferimento alla questione, perché poi è molto dibattuta la questione della scelta del metodo del sorteggio, no? Di cui se avete comunque fatto cenno, e che è, piace a nessuno, credo, in assoluto, che qualcuno vada a ricoprire un ruolo perché venga pescato da un onno, non credo che sia come metodo di per sé, ma adesso mi rivolgo a lei, ma se poi qualcuno lo vuole dire, ma ritenete che sia l'unico possibile mezzo per interrompere questo fenomeno delle correnti che è stato evidentemente malsano per la vita del sistema? Quindi mi permetto. Allora, se vogliamo essere radicali come dobbiamo essere radicali, probabilmente sì. Anzi, probabilmente se io fossi un magistrato lo auspicherei. Perché quale mai migliore forma di autonomia e indipendenza ci può essere nel fatto che un mio collega giudica con piena coscienza e libertà di pensiero un altro collega? E poi io, come dicevo prima, credo che i nostri primi destinatari siano i cittadini, perché poi sono coloro che si trovano spesso nelle maglie del processo penale senza coglierne perfettamente, giustamente erano tecnici, tutte le dinamiche. E allora io mi chiedo, se si professa, come tutti noi professiamo, che dobbiamo avere la massima fiducia, come tutti noi abbiamo nei magistrati, nell'integrità morale, professionale, nella competenza dei magistrati, perché non si dovrebbe avere la stessa fiducia nei confronti di un magistrato da parte di un altro magistrato? Questa è una domanda che io lascio sospesa e che francamente non può che avere una risposta unica. La stessa fiducia deve essere mantenuta nei confronti dei magistrati verso i loro colleghi, anzi a maggior ragione, trattandosi di colleghi che appartengono allo stesso ordine. Direi che da questo punto di vista non ci sono grandi argomentazioni contrarie, se non delle argomentazioni di categoria, però noi non facciamo categoria qua, ma facciamo il bene dei cittadini. Ottimo. Ci sono, prego, avvocato Romanelli, prego. Sì, Presidente. Sì, me la chiamo avvocato. Certo, Presidente, grazie. Come tutti siamo. No, intanto sono iscritto all'ordine degli avvocati, esatto. Pure io, pure l'onorevole Michelotti. Qua siamo tutti avvocati, esatto. in questa, escluso loro, ovviamente. Esatto. In questa fase particolare, poi dopo finisce lì. Perché
di questi tempi tutti si offendono, quindi non si sa mai. No, io non mi offendo, la ringrazio. Non è pochettino, è anche colpa nostra, un pochettino, cioè, pigliamoci un po' di tempo. Non è stata questa la nostra proposta, ma noi riteniamo che sì, che si debba tenere conto dell'esistente, di quello che è accaduto, del fatto che certamente quello che è accaduto è stato circoscritto, diciamo, a pochi, in relazione alle vicende che sono venute all'onore della cronaca per i fatti di Palamara, ma quello che è accaduto in realtà è il portato di oltre 25 anni. Noi abbiamo ricordato nella nostra relazione che recentemente l'onorevole Dini ha ricordato che quando lui era Presidente del Consiglio 1995-1996 è salito al Colle rappresentando al Presidente della Repubblica il problema delle devianze delle correnti e la necessità di intervenire sulle devianze correntizie, e ha riferito lui che gli è stato detto, quando, chiedo scusa, 1995-96 è stato quando l'onorevole Dini ha svolto la funzione di Presidente del Consiglio. Dopodiché in un pregevole libro del professor Di Federico, del quale mi scuso se non cito il titolo esatto, ma mi pare che sia più o meno i rapporti tra il Presidente della Repubblica e il Consiglio Superiore della Magistratura, vengono ricordati sul tema del problema delle devianze correntizie gli interventi del Presidente Ciampi e ben 7 interventi del Presidente Napolitano fatti al Consiglio Superiore della Magistratura in relazione alle nomine a pacchetto e al fatto che attraverso questo meccanismo venivano bloccate le assegnazioni delle funzioni direttive dei più importanti uffici d'Italia, perché si attendeva che scadesse la procura di Milano in contemporanea a quella di Roma piuttosto a quella di Napoli per procedere, con effetti ovviamente sulla giustizia, sul sistema giustizia e in ultima analisi, al di là del tema della spartizione correntizia, con effetti sul cittadino per il mancato funzionamento di questi uffici, per il metodo. Sono 25 anni che queste cose vanno in questo modo e il problema è stato archiviato dalla magistratura come se fossero stati 6, 7, 8 persone che appartenevano alla cerchia ristretta del dottor Palamara a gestire un sistema che tutti quanti sappiamo. Quindi diciamo di sì, che riteniamo che sia questo. Poi c'è anche un tema di fondo, cioè le correnti della magistratura hanno teorizzato che il Consiglio Superiore della Magistratura sia organo politico costituzionale, cosa che è smentita dalla Corte Costituzionale, che nel descrivere il Consiglio Superiore della Magistratura dice che è organo di governo autonomo che ha composizione mista, perché ha la finalità proprio di evitare, diciamo, la segregazione, l'autoreferenzialità della magistratura, ma è organo autonomo e indipendente. Gli eletti devono essere indipendenti rispetto all'elettorato, se no non si capisce il perché della previsione della non rieleggibilità, che ovviamente è cosa che non riguarda ad esempio i deputati e i senatori, è proprio per svincolare l'eletto dall'elettorato. Quindi anche il disegno originario del Costituente non voleva che l'eletto rispondesse a qualcuno. Le correnti della magistratura hanno teorizzato invece questa funzione politica e la funzione politica delle correnti all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura come se fosse organo politico. Questa riforma dovrebbe portare il Consiglio Superiore alla sua funzione di organo di garanzia, non di organo politico. Gli organi politici sono le Camere del Parlamento, non il Consiglio Superiore. Quindi riteniamo che sia un passaggio più che opportuno. Allora, chiedo scusa. Se posso, Presidente. Ma sì, un attimo soltanto, sì. Presidente, perché in realtà vedo che il collega, sia pure un po' tardivamente, Colucci, Alfonso Colucci, chiede di intervenire, quindi Colucci, magari anche se avevamo già fatto le domande, se vuoi puoi porre la tua domanda così possiamo concludere questa sessione. Prego, onorevole Colucci. Grazie, Presidente, molto gentile, saluto gli auditi. La rappresentatività, certo, se la rappresentatività venga intesa in termini politici, io capisco il ragionamento, ma se invece venga intesa in termini tecnici, allora probabilmente la tecnica del sorteggio non mi sembrerebbe non rappresenti quelle che sono le anime della magistratura, dal punto di vista tecnico naturalmente, non politico, che noi dobbiamo pensare che la magistratura sia fuori da qualsiasi diciamo ambito di natura politica o di valutazione politica, proprio relative alle funzioni del CSM, inteso quale organo di autogoverno. E volevo che venisse svolta anche una riflessione su questo, perché spesso si confonde quello che è il contenuto con il metodo. E peraltro l'elemento del sorteggio, se io
mi chiedo, secondo quelle che sono le tecniche anche statistiche, non è sostenuto da criteri che ad esempio garantiscano la parità di genere o la rappresentatività geografica o in relazione alle funzioni, finirebbe per essere appunto assolutamente staccato dalla base, dal corpo e diciamo poco rappresentativo non degli interessi politici ma degli interessi propri della categoria. Ecco Presidente, innanzitutto ancora la ringrazio per avermi riammesso alla domanda, se gli auditi volessero svolgere diciamo delle riflessioni su questi miei spunti, grazie. Sì, grazie, allora sì, abbiamo pochi minuti, se qualcuno intende... sì, prego, allora l'avvocato Scialla, il presidente. Sì, ma proprio telegraficamente. Scialla, magari se può rispondere l'onorevole Colucci del gruppo 5 Stelle. Prego. Sì, ma proprio telegraficamente anche a corollario di quello che abbiamo già detto. Esiste anche il sorteggio temperato, cioè voglio dire, quei criteri, quegli indici correttamente sono stati individuati nella domanda, se ne può tenere conto per avere un sistema più equilibrato. Quella che è più una battuta che una risposta, devo dire che in questi ultimi mesi ho notato che sono uscite sempre più voci all'interno della magistratura favorevoli al sorteggio. Ne abbiamo intercettate parecchie anche durante i convegni e questo forse ci convince della bontà del sistema. Bene, c'è mica nessun altro che intende rispondere. Romanelli, e chiudiamo davvero con l'ultima prego Romanelli. Volevo rilevare che il tema della parità di genere, della provenienza geografica è risolto, nel senso che ovviamente in Costituzione non si può scrivere tutto, la previsione costituzionale è che il sorteggio avvenga secondo le regole e le modalità previste dalla legge, quindi una legge ordinaria poi può risolvere questo e anche da altri problemi. E il tema che poneva l'onorevole Colucci della rappresentatività in termini tecnici, io posso anche comprenderlo, però devo dire all'onorevole Colucci che non tiene conto di tutta quella che è l'elaborazione delle correnti della magistratura, che ritengono che la loro rappresentatività sia una rappresentatività di visione politica, cioè sono correnti di magistratura che hanno una visione politica, mi scuso per la semplificazione, ma di sinistra, altre di centro e altre di destra, e ritengono che sia più che legittimo trasferire le loro idee sul piano politico attraverso il sistema dell'elettorato all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Questo è il tema che ponevo, che tiene conto dell'esistente. Ecco. Bene, io vi ringrazio tutti, ringrazio ovviamente anche i deputati Michelotti e Colucci che hanno partecipato a questa sessione, ringrazio innanzitutto i nostri auditi che hanno partecipato, cioè l'avvocato, il presidente Petrelli, l'avvocato Rinaldo Romanelli, l'avvocato Mario Scialla, l'avvocato presidente Antonino Lumia e Francesco Greco, collegato da remoto, presidente del Consiglio Nazionale Forense. Grazie, ovviamente è sempre rivolto, se non lo avete già fatto, l'invito a produrci un documento e possibili anche modifiche o emendative. Grazie e buona prosecuzione di serata.
bene, da questo momento siete in diretta online. Ricordo, ma lo sapete già, che avete 10 minuti a testa per dar modo poi ai deputati collegati di eventualmente di porre delle domande cui voi potrete poi replicare. Ricordo infine, come immagino già sappiate, che se non lo avete già fatto potete produrre dei documenti scritti che saranno poi inseriti sul sito della Camera dei Deputati perché possano essere letti dai deputati anche assenti oggi. Do quindi la parola a Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso Federico II di Napoli. Prego, professor Villone, ha 10 minuti a sua disposizione. Sì, grazie Presidente per partecipare a questa audizione. Un saluto ai colleghi presenti e un commento veloce a questi disegni di legge di cui ci occupiamo. Intanto, io non so se tutti sono consapevoli del fatto che di questa tematica, in particolare mi riferisco alla separazione delle carriere, in realtà noi discutiamo in questo paese da una cinquantina di anni più o meno. A mia memoria, la prima volta che emerse questa problematica a una consapevolezza pubblica, diciamo, fu con il piano di rinascita di Gelli, che come ricordate fu scoperto nel 1981, ma risale a qualche anno prima, e in realtà tra gli obiettivi a medio e lungo periodo, che era questa, come ricordate, la distinzione di fondo che faceva il piano di rinascita, metteva la riforma dell'ordinamento giudiziario. E in questa riforma, articolata in vari punti, si indicava la responsabilità del guardasigilli verso il Parlamento sull'operato del pubblico ministero, questo era un punto specifico, una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che deve essere responsabile verso il Parlamento e la separazione delle carriere requirente e giudicante. Poi anche altre cose, ma diciamo questi sono tre punti che mi sembra ci portino abbastanza vicino alle tematiche di oggi. Poi un secondo tempo di questa vicenda viene nel 2011, perché il 7 aprile 2011 viene presentato un disegno di legge che fu definito all'epoca di riforma epocale, questa è l'espressione, non è mia ma è degli autori, è il disegno Berlusconi-Alfano, l'altro Camera 42-75, che portava una radicale modifica proprio delle norme costituzionali sulla magistratura. Poi naturalmente, come sappiamo, ci fu la crisi e quindi il disegno di riforma epocale finì su un binario morto, ma quello che è interessante notare è appunto l'impianto di quella proposta, perché poi lo ritroviamo molto chiaramente ripreso in quello che oggi il 19-17. Che cosa faceva questo atto Camera 42-75? Separava rigidamente le carriere, sdoppiava il Consiglio Superiore della Magistratura in due organi separati a composizione paritaria, tra laici eletti al Parlamento e togati eletti previo sorteggio, presieduti entrambi dal Capo dello Stato, eleggevano il Vicepresidente tra i laici, si prevedeva una Corte di Disciplina divisa in due sezioni per giudici e pubblici ministeri a composizione paritaria, con la componente togata eletta previo sorteggio e con presidente e vicepresidente di sezione eletti tra i laici. Quindi, come vediamo, c'è una netta similarità, diciamo, tra l'impianto oggi dato al 19-17 e questo impianto della riforma epocale del 2011, in cui
si segnalavano altresì alcuni punti, li segnalo perché anzi vediamo che qui c'è stata un'evoluzione, si modificava l'articolo 109 con riferimento alla polizia giudiziaria, si introduceva una formula probabilmente molto significativa, secondo cui il giudice pubblico ministero dispongono della polizia giudiziaria secondo le modalità stabilite dalla legge, e si riscriveva l'articolo 112 prevedendo per il pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale secondo i criteri stabiliti dalla legge. Quindi due richiami alla legge molto pregnanti, diciamo, di significato, che venivano esplicitamente posti dal 42-75. Per non parlare poi della formula che si metteva nuova nell'articolo 104, in cui si stabiliva che l'autonomia e l'indipendenza sono prerogative dell'ufficio requirente e non del singolo magistrato. Vedete, quindi questo articolo 42-75 era, diciamo, particolarmente orientato da questo punto di vista. Perché richiamo questo precedente? Perché in realtà il 19-17 è alla fine, io direi, una versione in qualche modo alleggerita di questo atto Camera 42-75, quindi direi persino un po' migliore, un po' migliorata rispetto all'atto Camera 42-75, e questo forse si capisce perché nel dibattito che ha preceduto la presentazione dell'atto Camera 19-17, in realtà noi ritroviamo, io l'ho seguito per come si poteva, diciamo, dall'esterno, da osservatore, si ritrovavano tal quali tutti i punti che adesso ho citato nell'atto Camera 42-75, e però poi vediamo che nel 19-17 presentato in giugno qualche cosa viene meno. Perché? Perché probabilmente ha avuto un peso, e questo è bene anche considerarlo per se vogliamo comprendere l'insieme di questa vicenda, perché c'è stata una forte presa di posizione in senso contrario dell'Associazione Nazionale Magistrati a maggio, mentre il 19-17 viene presentato a giugno. Quindi in qualche modo io credo c'è stato un tentativo di tener conto, diciamo, della possibilità, dell'opportunità di evitare per quanto possibile scontri all'arma bianca su questa proposta governativa. Che cosa rimane, diciamo, nel 19-17 e che si ritrova sostanzialmente nei medesimi termini rispetto alla riforma epocale del 2011? Rimane la separazione delle carriere, rimane il sorteggio, rimangono i due consigli superiori della magistratura e l'alta corte, ma non compare, per esempio, nel 19-17 il principio del concorso separato, non compare la parità tra membri laici e togati, perché si mantiene invece una proporzione che vede maggioritaria la componente togata, e soprattutto non si tocca il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e si introduce persino una parziale eccezione alla separazione rigida delle carriere, consentendo che per meriti speciali ci sia per decisione del Consiglio Superiore della componente giudicante un ingresso di membri della requirente con determinate caratteristiche. Quindi io vedo qui un tentativo, diciamo, di evitare alcuni snodi
particolarmente difficili, alcuni passaggi che sarebbero stati particolarmente difficili, mi riferisco in particolare al principio di obbligatorietà dell'azione penale, che dal mio punto di vista avrebbe meritato poi che si facessero le barricate, per così dire, e anche, diciamo, mentre invece rimane il principio della separazione, qui devo dire che a me ormai sembra che siamo alle questioni di fede. Io personalmente ho sempre pensato, e ne rimango convinto, che per la qualità della funzione, la molteplicità delle esperienze professionali può essere soltanto un elemento favorevole, che aiuta, che concede, che dà, diciamo, la possibilità di conoscere le best practices, le mentalità, il modo di esercitare la funzione Professor dell'altro Villone, lato. se gentilmente chiuda perché abbiamo superato il tempo. Chiudo subito. E quindi, diciamo, rispetto agli altri, chiudo con questo concetto, che rispetto alle altre proposte che sono in discussione, che riflettono un momento antecedente della discussione e che sono certamente più lesive, io credo, dell'attuale impianto costituzionale, questo 19-17 ha cercato di fare qualche passo avanti, rimanendo dal mio punto di vista sbagliato per quello che riguarda, come merito, per quello che riguarda il superamento, la separazione delle carriere, con qualche elemento di temperamento rispetto a precedenti momenti della discussione. Mi fermo qui. Grazie, professor Villone. Passiamo al professor Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Prego, professor Guzzetta, anche lei ha 10 minuti a sua disposizione. Grazie Presidente. Io mi scuso in anticipo con la Commissione, ma come avevo già preannunciato, purtroppo alle 5 dovrò allontanarmi. Spero di essere in condizione di rispondere a qualche domanda, sarà necessario. Ovviamente noi siamo qui chiamati, come lei ha detto, da costituzionalisti, quindi la domanda che io mi sono posto nel leggere e studiare questi disegni di legge è se ci fossero dei profili che suscitassero dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca delle soluzioni e sotto il profilo della circostanza che, pur essendo leggi costituzionali, come sappiamo, esistono anche dei limiti alla revisione costituzionale nel nostro ordinamento, e quindi anche una legge costituzionale o di revisione costituzionale può in astratto essere incostituzionale. Ora, per essere brevi, dato che il tempo non è molto a mia disposizione, e sommariamente, insomma, la mia conclusione è che nessuna delle due circostanze si avveri. Quindi, dal punto di vista, diciamo, dell'analisi costituzionalistica, a mio parere non ci sono né profili di ragionevolezza intrinseca nelle proposte, né profili di violazione di principi supremi o di diritti inalienabili della persona umana, per usare le espressioni della Corte Costituzionale. Si tratta solo di una ridefinizione profonda, non c'è dubbio, dell'assetto organizzativo dell'ordine giudiziario. E da questo punto di vista il collega Villone ha colto perfettamente le differenze che ci sono, diciamo così, tra la prima ondata di proposte e la proposta ultima del governo, per cui mentre fino ad oggi avrei detto che diciamo, i disegni di legge più o meno convergevano sugli aspetti essenziali, la proposta del governo diciamo, si pone in una prospettiva in parte diversa e quindi richiederà alla Commissione ovviamente delle scelte più dirimenti. La composizione di CSM paritaria o differenziata è ovviamente una scelta che ha rilevanza, oppure la decisione di intervenire sul principio di obbligatorietà dell'azione penale. È anch'essa una scelta che ha una sua certa rilevanza, ovviamente. Fermo restando che diciamo,
diciamo, questo lo dicono molte relazioni dei vari disegni di legge, il tema dell'obbligatorietà dell'azione penale in realtà non pone la domanda sul se sia o meno obbligatoria l'azione penale, ma pone una domanda implicita che non c'è nel testo costituzionale perché i nostri costituenti erano fortemente ottimisti, e la domanda implicita è: non potendo perseguire tutti i reati, a chi spetta decidere l'ordine di priorità nella politica giudiziaria? Questa è la vera domanda sottesa all'articolo 112, nel momento in cui è non solo noto, ma è, come dire, pacificamente riconosciuto da tutti che non è materialmente possibile perseguire tutti i reati, e quindi, come sappiamo, sono state trovate varie soluzioni nel corso del tempo a Costituzione invariata che di fatto hanno svuotato in parte il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Allora la domanda che resta nel momento in cui si voglia affrontare, ma appunto abbiamo visto che non tutti i disegni di legge lo vogliono affrontare, è non se ci debba essere l'obbligatorietà, ma chi debba stabilire le priorità. Io, diciamo, dal punto di vista descrittivo, Presidente, mi fermerei qui. Quello che però vorrei aggiungere, e in questo invece forse sono un po' in dissenso con il collega Villone, è il tema dell'assetto della magistratura. Non si pone la prima volta 50 anni fa con il piano di rinascita nazionale, ma si pone già in Assemblea Costituente. E si pone in Assemblea Costituente anche proprio con riferimento al tema del rapporto tra pubblico ministero e organi giudicanti. È pacifico, leggendo gli atti dell'Assemblea Costituente, che ci fosse convergenza, direi, totale dei componenti, diciamo così, più prestigiosi delle sottocommissioni dell'Assemblea che si occuparono del tema, sulla circostanza che il pubblico ministero è un organo che va tenuto distinto dall'organo giudicante. Poi queste personalità e questi costituenti si dividevano sul destino da assegnare al pubblico ministero. Per alcuni era da considerare un organo, diciamo così, da ricondurre al potere esecutivo, per altri era un organo invece da considerare autonomo, ma in una posizione differenziata. E l'unico motivo per il quale, ma questo è palese dagli atti dell'Assemblea Costituente, l'unico motivo per il quale quella scelta non fu compiuta, benché ci sono alcune tracce di questa distinzione, tant'è vero che le garanzie del pubblico ministero sono trattate in modo differenziato nella Costituzione, laddove si prevede che le garanzie sono affidate alla legislazione, quindi in una posizione, come dire, lievemente meno garantita rispetto all'organo giudicante. Ma il motivo per il quale non ci fu la decisione di separare nettamente le funzioni e quindi anche le carriere, cioè fare due plessi distinti, era legata all'ordinamento giudiziario dell'epoca e all'ordinamento processuale dell'epoca, e la circostanza cioè che al momento in cui i costituenti intervenivano, consapevolmente era loro chiaro che il pubblico ministero potesse esercitare anche attività e funzioni giudicanti, tanto è vero che esso veniva, come dire, identificato con espressioni come un organo a natura ibrida, Menuccio Rovini, un organo a natura anfibia, Giovanni Leone, un organo di natura mista, Targetti, proprio perché all'epoca, con il processo di tipo inquisitorio, il pubblico ministero esercitava delle funzioni di carattere giurisdizionale. Ma i costituenti stessi prevedevano nel loro dibattito che nel momento in cui si fosse eventualmente, come già si discuteva all'epoca, passati a un modello di separazione, diciamo, di processuale diverso, di tipo accusatorio, la sorte del pubblico ministero avrebbe dovuto essere di tipo diverso. Due ultime considerazioni, Presidente, e credo di stare proprio nei 10 minuti. La prima considerazione riguarda la Corte disciplinare. Il modello organizzativo della Corte disciplinare è un modello organizzativo che, dal punto di vista della composizione, perché essenzialmente di questo parla il disegno di legge, rinviando poi alla legge, è sostanzialmente
costruita parallelamente alla modalità di organizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, quanto a dosaggio delle componenti. E questo in realtà segue il modello costituzionale. In Assemblea Costituente si discusse di istituire una corte disciplinare, perché all'epoca in cui, come sappiamo, l'Assemblea Costituente lavorava, esisteva un Consiglio Superiore della Magistratura ed esistevano delle corti disciplinari che erano formate unicamente ed esclusivamente da magistrati. L'Assemblea Costituente interviene e interviene sulla scorta di quella convinzione che Giovanni Leone ha, come dire, scolpito laddove l'8 gennaio 1947 diceva. E cito: lo scopo da raggiungere è quello di sganciare il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato per evitare qualsiasi ingerenza, ma nello stesso tempo di impedire il crearsi di una casta chiusa della magistratura. Quindi i costituenti erano perfettamente consapevoli di questo duplice rischio: asservimento oppure chiusura, diciamo così, corporativa dell'ordine giudiziario. E per questo immaginavano un Consiglio Superiore della Magistratura composto in modo misto. Poi per alcuni doveva essere paritario, alla fine prevalse un emendamento di poco che voleva questa ripartizione di 2/3 e 1/3, ma così era, come dire, congegnata l'idea. E la Corte disciplinare, che poi non fu istituita, però fu pensata da Calamandrei e soprattutto da Leone, che intervenne nel 14 novembre 1947 in Assemblea Costituente, come un organo di disciplina da costruire esattamente sullo stesso modello, cioè così come il Consiglio della Magistratura non era più composto solo da magistrati, ma a composizione mista, così la Corte disciplinare avrebbe dovuto essere costituita in composizione mista. E all'epoca in cui parla Leone, siamo ancora nell'epoca in cui la scelta era la metà, e quindi la sua proposta è metà magistrati e metà togati. Poi, come ho detto, è cambiata la soluzione per il Consiglio Superiore della Magistratura, e questo spiega forse anche perché oggi il governo, non volendo mutare questi rapporti di forza, abbia previsto una corte disciplinare costituita con una prevalenza di togati. Bene. Io sono al minuto 10 e 13 secondi, Presidente. Com'è? Sono al minuto 10 e 13 secondi. Grazie, professor Guzzetta. Lei è proprio preciso. I suoi studenti saranno tutti felicissimi di averla come docente. Grazie mille, a parte gli scherzi, davvero sempre molto cordiale e disponibile. Passiamo quindi la parola a Gianmario De Muro, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Cagliari. Prego, professor De Muro, a lei 10 minuti a disposizione. Grazie Presidente, grazie per l'invito a questa audizione. Saluto con grande affetto i colleghi collegati che conosco da moltissimo tempo. Io vorrei riprendere un passaggio dell'intervento del senatore Villone, che è importante per ricordare che dal punto di vista del rapporto tra politica e giustizia, siamo arrivati a un momento nel quale, come dire, la revisione costituzionale può arrivare a pacificare, uso un'espressione tra virgolette, un tema che, come dire, risale da molto tempo. Da questo punto di vista, in qualche modo, anche l'articolo 111 della Costituzione ha rappresentato un momento di sintesi rispetto ad un contrasto che è durato nel tempo. E allora, se questa è l'intento di una revisione costituzionale, io penso che le revisioni costituzionali debbano sempre rappresentare una pacificazione, un armistizio nei rapporti tra i poteri. Credo che, come dire, bisogna ragionare al meglio per poter realizzare, da questo punto di vista, al meglio i principi costituzionali. Allora, io non entrerò poi nel merito delle singole proposte di legge, però cercherò di fare una carrellata molto veloce, visto i 10 minuti assegnati, dei temi che, a mio modo di vedere, devono essere trattati con grandissima attenzione. Per evitare, qui io vado a uno dei principi supremi di ogni democrazia, e ho il principio supremo di ogni democrazia, nel senso che già Calamandrei, nelle sue belle lezioni degli anni 50 in Messico, riportava, ed è il principio dell'indipendenza della magistratura. Allora, tutti i meccanismi di cui abbiamo parlato fino a questo momento riguardano innanzitutto il tema della indipendenza della magistratura. Indipendenza
della magistratura come uomo singolo, del singolo magistrato che nel processo realizza appunto l'esercizio della giurisdizione, e quindi da questo punto di vista mi pare già abbastanza suscita una certa perplessità l'idea che passiamo da un'unica magistratura, e la modifica dell'articolo 104 ce lo dice in maniera molto chiara, da una magistratura che costituisce l'ordine giudiziario ad un ordine giudiziario che è costituito da due magistrature. Ecco, questo aspetto che può sembrare meramente lessicale mi pare che vada contro l'idea che la magistratura sia un soggetto unitario che al quale viene assegnata una delle funzioni storiche d'esercizio del potere, quella che un tempo si chiamava jurisdictio, cioè l'esercizio appunto della funzione giurisdizionale. E allora da questo punto di vista l'elemento della splittare le magistrature in due e riferirsi semplicemente alle carriere, qua me la cavo con una battuta, cioè l'idea di separare le carriere ricorda come dire, uno dei profili della vita del magistrato, che è quella di pur sempre di un dipendente pubblico, tra virgolette, ma come dire, riferire una revisione costituzionale rispetto alle, usiamo un'espressione sintetica, all'aspettativa di carriera di un magistrato, sotto questo aspetto mi pare un errore. Da questo punto di vista, ma è già stato detto, lo riferisco semplicemente, la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura con una formula paritaria o con una formula distinta ha una bella differenza, determina una bella differenza rispetto al principio dell'indipendenza, cioè se c'è parità non c'è indipendenza della magistratura, ma se vi è appunto una prevalenza da parte dell'elezione dei magistrati che partecipano al Consiglio Superiore della Magistratura, evidentemente il principio dell'autogoverno rimane come principio garantito, e sotto questo aspetto mi pare che l'eventuale a maggioranza risicata o appunto la possibilità che si possa in qualche modo sovrapporre la maggioranza di origine politica rispetto alla maggioranza dei magistrati possa mettere in crisi il principio dell'indipendenza. Ancora potrebbe essere messo in crisi il principio di indipendenza laddove non appunto si tenga in qualche modo dipendente la magistratura dall'esecutivo. Allora, non è questo il caso dei disegni di legge che stiamo esaminando, però io mi permetto di suggerire e di valutare con grande attenzione da parte della Commissione la possibilità della nomina di nuovi giudici, la possibilità della nomina di nuovi giudici semplicemente derogando al principio dell'assunzione mediante concorso. Perché nell'attuale testo della Costituzione come dire, la possibilità di avere nuovi giudici è molto limitata ed è limitata a casi, diciamo così, di eccellenza nel mondo del diritto. In alcuni testi, così come sono stati presentati, vi è invece la possibilità di una nomina, non è neanche specificato che sia da parte del CSM, di nuovi giudici sulla base dei criteri stabiliti dalla legge. Questo potrebbe portare ad un ingresso di giudici che non svolgono l'esercizio di queste funzioni sulla base di una scelta che appunto durerà tutta la vita, naturalmente la vita del magistrato. Sempre mantenendo questo tema dell'indipendenza, mi pare che susciti molte perplessità anche la possibilità che i magistrati non si distinguano solamente per funzioni. Dalle relazioni che presentano questa ipotesi appunto si evince che questo è collegato all'idea della separazione delle carriere e quindi al fatto della possibilità che quindi le funzioni sotto questo aspetto non possano essere qualificate. Però ricordo innanzitutto a me stesso che il fatto che i magistrati non si distinguono solamente per funzioni è l'elemento centrale del venir meno nel testo della Costituzione di quella dipendenza gerarchica della magistratura rispetto al potere o del governo o del Parlamento, in una dimensione che è appunto quella dimensione della possibilità del controllo dell'attività del magistrato. Questo io ritengo che
Sotto questo profilo, questa modifica della Costituzione potrebbe portare una grandissima difficoltà. Faccio semplicemente un riferimento all'interpretazione che la Corte Costituzionale ha dato del principio della diffusione dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Ogni singolo giudice può sollevare un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale. Questo è molto importante, è assolutamente importantissimo a tutela di quel particolare processo davanti alla Corte che appunto garantisce l'equilibrio della separazione dei poteri. Quindi il potere diffuso, così come lo abbiamo sempre interpretato, l'esercizio della funzione del giudice è appunto uno dei baluardi nei confronti di un eventuale controllo nei confronti della magistratura. Adesso vado rapidamente alle conclusioni perché il mio tempo si sta concludendo e mi riferisco a una norma che vi è in alcuni testi, che in alcuni casi potrebbe apparire anche, se vogliamo, per certi aspetti innocua o anche, come dire, quasi una ripetizione. Prendo ad esempio l'atto Camera numero 23 e all'articolo 10, laddove l'articolo 112 della Costituzione, il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, va bene, ma sono aggiunte le seguenti: nei casi e nei modi previsti dalla legge. Allora, nei casi e nei modi previsti dalla legge mi fa pensare in maniera molto, molto definita che quindi che l'azione del pubblico ministero possa essere in qualche modo orientata dai casi e nei modi previsti dalla legge. È chiaro che si può trovare anche un'interpretazione più semplice o minore rispetto a questo, nel senso che tutti i giudici sono soggetti alla legge. Allora, da questo punto di vista, nell'attuale testo della Costituzione, il pubblico ministero è magistratura e quindi sotto questo aspetto dipende dalla legge, ma quella norma significa che nessuno potrà mai in qualche modo conculcare l'attività del magistrato, perché il suo unico riferimento è appunto la legge. E allora, qual è il significato di questa riforma? Si vuole collegare il pubblico ministero a casi e modi previsti dalla legge che potranno, come dire, definire il ruolo, definire le priorità sotto questo aspetto. Come ha ben ricordato il senatore Villone, ci sono stati in passato dei tentativi di riferirsi a un Parlamento che in qualche modo potesse orientare. Sotto questo aspetto, direi che si può concludere ringraziandovi ancora per la pazienza dell'ascolto. Grazie. Grazie professor De Muro, ringrazio a questo punto tutti e tre i professori oggi auditi, e cioè il professor Villone, il professor Guzzetta e il professor De Muro per la vostra partecipazione alle audizioni di oggi. Vi invito, così come ho già accennato nella fase introduttiva, della vostra audizione, a farci pervenire, salvo che non l'abbiate già fatto, un vostro documento scritto che potrà essere pubblicato sul nostro sito web, in modo tale che anche i deputati che oggi purtroppo non sono presenti perché già ripartiti per i loro collegi di appartenenza possano leggere le vostre deduzioni e i vostri suggerimenti. Grazie ancora, auguro una buona prosecuzione di serata a tutti e concludo qui la sessione delle audizioni di oggi. Grazie e buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Grazie, arrivederci.